passo Gilda Carotti. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di aver dedicato un po' di tempo ad avere questa curiosità, per tenere viva la curiosità di come potremo cavarcela, visto che ci colleghiamo a tutte queste reti televisive, ma anche internet, così dirci, ogni giorno più minacciati, giustamente, perché della nostra attività, del nostro vivere, non possiamo più sentirci padroni nella misura in cui dobbiamo contribuire in misura sempre più pesante e forse ci sembra di capire insostenibile a quello che è l'economia del mondo, il quale mondo ci interpella sempre solo per chiedere, così appare, e forse anche così è, perché effettivamente chi produce, lavora, non, scopre che non basta più quello che sta facendo. Chiunque si comporti benissimo, faccia del suo meglio dalla mattina alla sera per sé, figli, la famiglia, scopre che questa attività, questa onestà, questa continuità non è sufficiente, il mondo si è fatto complicato e arcigno e nemico nella misura in cui non ci racconta quali meccanismi effettivamente tengono in piedi questo sistema che preleva e non si sa bene dove metta fuori tutti questi soldi. Ci siamo rivolti al Domenico De Simone, che oltre che essere un avvocato, una persona che ha effettivamente capito, al punto di scrivere un libro che è leggibile e facile da capire, non usa paroloni, non va lontano per renderci sempre più alieni e strani alla materia, ma si avvicina, quindi non prendo altro tempo e gli do la parola. Grazie di essere arrivati. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti così numerosi a questo evento. Devo ringraziare gli amici del gruppo di 5 Stelle, voglio ringraziare anche Beppe Grillo che dovrebbe arrivare dopo, quindi sarà anche appunto portare il mio ringraziamento e quello di tutti quanti voi. E per me è un'occasione particolare perché dovete sapere che questi argomenti io scrivo da 15 anni, di economia, di critica dell'economia, soprattutto critica dell'economia finanziaria, e per molto tempo di questi argomenti si parlava nelle cantine, anche un po' più giù, no? Secondo piano sotto la cantina, perché sono argomenti tabù. Diceva Lonergan, che era un professore di economia canadese, gesuita, scriveva negli anni 80 che così le università sono finanziate per lo più dalle banche, e i corsi di studio, i corsi di laurea, i corsi di studio, i corsi post laurea sono finanziati dalle banche, ci sarà difficile avere una generazione di economisti in grado di dare una prospettazione critica del funzionamento dei meccanismi delle banche. In effetti è così, le nostre principali università, non solo le nostre, ma anche quelle statunitensi, quelle canadesi, quelle europee in genere, alimentate dal sistema bancario, dalle fondazioni bancarie e dalle banche, e questo ci mette in una situazione di difficoltà perché abbiamo creato un pensiero unico, è stato creato un pensiero dominante che funziona un po' come in questa storiella. Una volta un maestro Zen invitò a casa un professore di filosofia che voleva sapere cosa era. E allora fece accomodare e gli offrì un tè. Portò il tè e cominciò a versarlo nella tazza del professore. Continuò a versarlo e il tè cominciò a uscire nella tazza. Ma lui dice, ma cosa fai? Scusa, ma vedi vista che sta uscendo il tè? Dice, ecco, vedi, la tua testa, no? È come questa tazza, se non svuoti prima di tutte le idee che ci sono dentro, è difficile che tu possa capire lo Zen. E lo stesso vale per l'economia e per la critica dell'economia finanziaria. Se non svuotiamo la testa da una serie di idee che ci hanno presentato come assolute e come essenziali uniche, non potremo capirne la critica e trovare le soluzioni. E qual è questo concetto assoluto, no, sul quale si fonda il nostro sistema?
Il concetto assoluto è il debito. Il debito è necessario. Il debito è lo strumento attraverso il quale l'economia può crescere. Solo attraverso il debito l'economia può crescere. E questo è un primo concetto. Un secondo concetto è: se io presto un capitale devo avere un interesse. È giusto, è legittimo, è logico che si paghi un interesse, no, sul capitale che viene prestato da qualcuno. Perché se io ho una cosa mia e te la do a te, no, e poi io non posso più usarla, se la usi tu mi devi in qualche modo, no, pagare il fatto che io non sono in grado di usarla per quel periodo e quindi te la devi dare. Bene. Queste due colonne, no, del tempio del sistema finanziario moderno sono in realtà in cartapesta. Sembrano colonne, no, duro solido marmo, invece non è vero niente, sono pura cartapesta. Perché per centinaia d'anni, migliaia d'anni, e ancora adesso in buona parte del mondo, l'interesse è considerato un illecito e un assurdo, una cosa che sta a metà tra l'illecito e l'assurdo. Pensate che la Chiesa Cattolica ha considerato davvero di interesse fino alla metà del Settecento un peccato mortale, era vietato prestare soldi di interesse. Aristotele diceva: le pietre non possono produrre frutti, le monete erano delle pietre scolpite, no? E quindi pretendere gli interessi sul denaro è un assurdo, no? Sono gli animali che producono frutti, le piante, i terreni, le cose, ma non le pietre. E l'altro presupposto è il debito. Perché che cosa è successo? Adesso io nel libro lo spiego un po', non spiego completamente tutta la storia, ma in rapida sintesi il concetto è questo: noi dobbiamo pensare a che cos'è il denaro. Il denaro moderno è una cosa completamente diversa da quella che è stato il denaro per secoli, per millenni. Nell'antichità il denaro era una merce come le altre. Come tutte le merci, aveva una sua caratteristica che la identificava, e la caratteristica principale del denaro metallico era il peso. Una lira era una libra di argento, d'oro, di rame, un pound in inglese era un peso era un'unità di misura. Generalmente sulla moneta c'era scritta unità di misura. Dopodiché in realtà poi usavo un pochino di meno, perché chi la faceva si prendeva una parte che doveva magari fare, no? Per stampare, per colorarlo, che altro. E questo era il diritto di signoraggio, ma era assolutamente irrilevante. Quello che conta è che questo pezzo di metallo era comunque anch'esso una merce. È una merce che era molto utile, perché aveva in sé costava molto, era rara, sia l'argento che l'oro, che il rame nell'antica Roma, e poteva essere pungere la misura, no, di tutte quante le altre merci. Tuttavia nessuno impediva alla gente di scambiare quattro pecore con una mucca o con 200 uova o con chissà che altro. Nessuno per molto tempo è entrato nei meccanismi del denaro e della stampa del denaro, se non in maniera molto empirica. Il denaro romano è andato avanti per molto tempo con un trucco, sulla moneta, no, c'era segnato un peso. In realtà, no, il contenuto di argento del denario era, dall'epoca di Caligola, che aveva circa 76% di argento, quella di Aureliano, che era circa 100 anni dopo, nel 519, no? Però sempre un denario era. E allora però poi c'erano gli esperti che lo assaggiavano, che lo pesavano, che misuravano esattamente, no, quanto era l'argento, e questo creava quella che si chiamava inflazione, che non ha nulla a che vedere con l'inflazione moderna. Era semplicemente un aggiustamento dei prezzi, no? Se per una pecora ci volevano 20 grammi d'argento, lì dentro ne stavano 15, è chiaro che la pecora costava un quarto di più. No, questo è assolutamente, e
che non era inflazione, era semplicemente i prezzi erano sempre stabili. Dopodiché a un certo punto si scopre, e questo lo si scopre diciamo così alla fine del Seicento, un meccanismo un po' particolare che invece di portare appresso tutto questo argento e tutto questo oro, chi poteva permetterselo, che considerate sempre un'altra cosa, che fino al secondo dopoguerra l'argento, il denaro era usato da pochissime persone. Diciamo così, fino alla fine dell'Ottocento era un 10-15% della popolazione che lo usava, negli anni 30 arriviamo a un 25-30% della popolazione, la crisi degli anni 30 degli Stati Uniti, nel 60% della popolazione non usava il denaro, se non una o due volte l'anno, perché vivevano, i contadini vivevano in quello che coltivavano sulla terra. Quello che accade invece è successivamente, è la società moderna che ci spinge a usare molto denaro. Che cosa accade alla fine del Seicento? Una cosa molto importante è che per una serie di fattori alcuni ricchi depositano questo denaro nelle banche. Lo depositano per sicurezza, perché erano soggetti a rapine, furti, persecuzioni, soprattutto gli ebrei, questo in Europa è un periodo di grandi persecuzioni nei confronti degli ebrei, in Inghilterra. E arriva un punto in cui chi depositava il custode, che prendeva un prezzo per questa sua custodia, metteci le guardie, le cose, eccetera. Disse, ma invece di prendere un prezzo, te lo pago io se tu me lo lasci qui depositato per un certo tempo. Io ti do un certificato, no? Che dice che tu sei proprietario di quest'oro che sta qui depositato. E questo certificato era una nota della banca, cioè una banconota. Era solo così. Erano prima nominative, poi diventano al portatore, poi vengono ripartite in date piccole, no? Banconote, tutte al portatore. Però erano molto più facilmente trasportabili. Note loro e soprattutto quelle magnetiche non pagavano nulla se non c'era la firma, non c'era la possibilità di firmare. Succede anche un'altra cosa, che chi aveva depositato andava a ritirare quest'oro soltanto in certe circostanze quando aveva bisogno di soldi. Si vede che in media su 100 no, di depositato veniva ritirato ogni anno non più di 20, 15, 20, 10, 15 mesi, non più di questo. E allora molti banchieri cominciano a pensare che possono emettere più certificati, sia perché potevano accettare i certificati emessi da altre banche, e sia perché quell'oro che era presso la loro banca poteva garantire una quantità di certificati ben maggiore di quella che effettivamente c'era. Tranne quando c'era la crisi, e questo accadeva perché rallentava un po' l'economia, bisognava mettere i pagamenti, andavano verso la banca e lì i soldi, no? C'era difficoltà a tirarli fuori. Non so se vi ricordate in Mary Poppins, nel film di Mary Poppins, la scena del bambino, no? che il banchiere per convincere a dargli il centesimo, così sarebbe diventato enormemente ricco. E quello invece lo va a comprare Emilio Riccioli, che era un gesto d'amore, no, nei confronti. No, e a un certo punto il vecchio gli prende, no, questo centesimo in mano, il bambino grida, ridammi i miei soldi. No, e di là c'era il portello aperto, il signore si dice, ridammi i miei soldi, la banca non può pagare, voglio tutti i miei soldi, voglio vedere tutto il corpo, no? E la banca chiude. No, e arriva addirittura che dice allo sportivista rallenta gli altri pagamenti, fai più lentamente, perché? Perché in banca c'erano se noi il 20% di tutti i soldi messi in circolazione da quella banca, forse. Se andava bene, se era una banca seria, poi c'erano anche i banchieri, al posto dell'oro come i chiodi, no? Ferro, il piombo. E quella dava perfettamente l'idea, ci sono periodicamente, dato da metà del Settecento fino al 1929, l'ultima grande crisi bancarie, crisi delle banche,
La gente andava a prendere i soldi, i soldi non c'erano, ma che arrivano. L'ultima grande serie di fallimenti ci fu proprio nel 29, subito dopo, tra la fine del 29 e il 32 negli Stati Uniti sono fallite 10.000 banche, cioè la metà dell'intero sistema bancario degli Stati Uniti. Fino a che non viene deciso che in realtà non si può più convertire le banconote in oro. Questa conversione diventa prerogativa dello Stato, ma i privati non possono farlo. Tra l'altro a questo si deve, diciamo, quella contrapposizione momentistica tra Paperonte Paperoni, no, che c'ha i depositi di oro, no? E Robert Duffy, che invece è quello che c'ha che fa il banchiere, no, Paperonte Paperoni non fa il banchiere, che vuole l'oro. E sono continuamente in conflitto tra loro per questa ragione, l'origine è proprio questa, no? Ci furono grandi proteste, rivolte negli Stati Uniti sul fatto che lo Stato aveva preso il monopolio dell'oro. Comunque il problema qual è? È che in realtà poi ci si rende conto di una cosa, che l'oro non è necessario, no? Per fare economia. Keynes dice una cosa assolutamente geniale, che generalmente viene raccontata male, cioè proprio incomprensibile, cioè dice, ma noi per fare una strada dobbiamo prima fare un'altra operazione, prendere degli uomini, mandarli in posto, scavare delle buche per terra, prendere dei metalli, cioè questi metalli non stampare delle monete d'oro, qui andiamo a pagare questi uomini perché poi facciamo la strada. Ma non potremmo dirgli direttamente di fare la strada? La cosa che non deve fargli fare il proprio lavoro, no? Scavare la buca per terra, no? e poi andare a costruire la strada. Cioè si scopre attraverso la grande crisi del 29, che poi è quella che ha portato alla seconda guerra mondiale, si scopre una cosa, che in realtà questo meccanismo di moltiplicazione delle banche, che vista dal punto di vista dei cittadini è una colpa perpetrata dalle banche, ma vista il contesto della crescita e dello sviluppo di una società, non funziona perfettamente. Funzionava, cioè l'economia funzionava meglio, più denaro circolava, no? E meglio funzionava l'economia. Il problema era quando cominciava a rallentare, la gente, no, andava a recuperare l'oro non per farlo circolare, ma per metterlo sotto al mattone, no? Per essere sicura, per garantire la propria sicurezza, allora no, i problemi precipitavano, c'erano queste gravi crisi che duravano un anno, due, tre, e poi dopo si ripartiva per un nuovo ciclo. Questa situazione fu risolta in qualche modo dando alle banche, inventandosi le banche centrali, che già c'erano ma in realtà svolgevano una funzione, per cui la banca centrale aveva il monopolio delle emissioni, no, delle banconote e della conversione delle banconote in oro, che doveva fare soltanto nei confronti di altre banche o di altri stati. Poi nel 1944, quindi a proprio il Bretton Woods, fu stabilita una cosa, che il monopolio dell'oro ce l'aveva soltanto, c'erano stati gli Stati Uniti, cioè tutto l'oro del mondo sarebbe confluito a loro nostro. E tutti gli altri paesi avrebbero misurato le proprie monete sul dollaro. Si creava in questo modo due istituti, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale aveva la funzione, no, di regolare le monete rispetto a loro. Quindi se una moneta cresceva troppo, no, la vendevano sul mercato, se calava troppo rispetto al dollaro l'avevano comprata, utilizzavano i provvedimenti di questo fondo. Tutte le monete erano commisurate al dollaro e il dollaro era l'unica moneta convertibile in oro. Gli americani si erano impegnati a stampare non più di 10.000 miliardi di dollari. Nel 1971, quando dichiararono gli americani l'abrogazione unilaterale degli accordi di Bretton Woods, il 15 agosto del 1971, ne avevano stampati 80.000 miliardi di dollari. Con i quali si sono comprati il mondo, che poi voglio dire, non era difficile, no? E perché dichiararono l'abrogazione unilaterale di questa parte degli accordi di Bretton Woods? Per la semplice ragione
che l'oro non c'era, cioè c'erano molti più dollari di quanto non fosse il loro, virgolette, valore in oro, il loro prezzo in oro in quel momento, ma molti più, diciamo 200 volte tutto l'oro del mondo. Questa era la moneta, carta moneta che circolava allora. E in quel momento c'era una serie di rivolte contro il dollaro che era stato spinto, no, al ribasso per favorire le esportazioni americane. E quindi paesi arabi, per esempio, chiedevano il pagamento del petrolio in oro e non più in dollari. Americani erano veramente votati, non potevano, no? Però poi dichiararono, non vale più, da domani, no? il dollaro non è più convertibile in oro. Da domani mattina, dal 16 agosto 1970. Questa cosa creò un momento di grave imbarazzo, diciamo panico, terrore sui mercati, perché dice, oddio, che succede domani? Non abbiamo più l'oro, non c'è più, no? Su che cosa si regge la moneta? Ma ci si è accorti che in realtà non successo superiore nulla, cioè a parte un po' di panico, no? Un po' di invenzioni strane come i petrodollari, no? Che questa roba qui, no? Si misero dei titoli che valevano come dollari per pagare appunto il petrolio, no? E che venivano emessi sulla base della produzione del petrolio che veniva fatta, ma poi c'era una serie di altre monete emesse sulla base delle produzioni che venivano fatte. Tuttavia il fatto che si fosse completamente reciso il legame tra il metallo prezioso, cioè quello che diceva che è poi alla fine, no? E la carta, no? Non è che avesse creato chissà quale grande sconvolgimento. Ma perché questo? Per la semplice ragione che la ricchezza non è l'oro, non è l'argento, non sono questi gli strumenti necessari perché noi possiamo scambiarci le merci, non intendermi quella bottiglia d'acqua o quel telefonino o quell'orologio, perché se non ho l'oro non posso comprare assolutamente nulla. Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Questo è un retaggio che ci portiamo di una civiltà che vede, no, la ricchezza delle cose. La ricchezza in realtà è data dalla nostra attività, la ricchezza di una società è data dall'insieme delle conoscenze di questa società ed è un insieme che genera una serie di fattori, un numero infinito, no? Di fattori di crescita di idee, di immagini, di soluzioni, che sono quelli che fanno sì che la nostra società è quella che è oggi, così com'è, e non è come 100 anni fa, dove la maggior parte delle cose che stanno qui dentro non erano neanche pensabili. Attenzione, noi possiamo fare questo telefonino, che fortunatamente è spento, perché ci sono nella società le conoscenze per pensarlo, per costruirlo, per disegnarlo, e sono tutte competenze diverse, sono centinaia e centinaia di competenze necessarie per fare questo coso, no? Ma ci sono non solo queste, ma c'è una società che è in grado di capire che diavolo è, che non è un sasso che si tira in testa a qualcuno e va in mare, e che è in grado di usarlo e di apprezzarlo, e quindi è possibile per averlo ed utilizzarlo. È una duplice competenza quella che è necessaria affinché ci sia la produzione, una qualsiasi produzione che abbia un minimo di capacità tecnologica, no? Cioè una competenza per costruirlo e una per usarlo. Questo insieme di competenze questo è un punto fondamentale. Vedete, una cinquantina di anni fa Hayek, che era un economista appena noto di economia, rivoluzionò il modo in cui si valutavano le società, perché lui disse il capitale di una società, le società intendeva società per azioni, ma comunque il discorso vale per qualunque aggregato umano. Il capitale di una società non è dato da una sommatoria di beni,
cioè il fatto che ho un immobile, una macchina, questa macchina, queste cose, tutta questa roba qui, no? O che ho il denaro per acquistare questo insieme di beni, ma è dato la capacità di questi beni di generare dei flussi di opportunità, dei flussi, che sono dei flussi di opportunità, perché se non c'è questo, quell'insieme di beni non vale nulla, non solo non vale nulla, ma crea solo danni. Poi pensate a una fabbrica abbandonata, no? I vetri rotti, la sporcizia, le macchine che arrugginiscono, gli inquinamenti, tutto, il pericolo di crollo, è un problema una fabbrica abbandonata, non è una ricchezza, è esattamente il contrario. Intanto quella fabbrica è una ricchezza, in quanto funziona, lavora, produce, ed è tale fino a che produce. Perché quando smette di produrre, smette di essere una ricchezza, non vale nulla. No, non c'è un valore intrinseco delle cose, c'è un valore nelle persone che utilizzano queste cose, perché hanno la capacità di utilizzarle e di indirizzarle secondo dei flussi che generano ricchezza, che generano appunto opportunità. E su questo ragionamento, un noto fisico, Hitler, definisce questi flussi di opportunità come sostanzialmente flussi di informazione, perché di questo si tratta. Sapete che da un po' di questa parte tra i filosofi, fisici, tendono a definire, no, l'intero universo come informazione. Da quando si è scoperto che in realtà una particella non è altro che l'informazione di uno stato, no? Lo stato lo fa velocità, no? E tutto l'universo si definisce in termini di informazione. In fondo lo sviluppo dei computer è questo, è dovuto questa nuova ottica che ci porta alla fisica quantistica. A maggior ragione lo è, no? Una distinzione di ricchezza che nasce dalla capacità di utilizzare le opportunità generate da un insieme organizzato di beni, sono le persone che fanno funzionare, i beni funzionano, questo è anzi. Da tutto questo il Pontifice dice che si tratta di informazioni, quindi noi possiamo agevolmente dimostrare che il totale delle informazioni che vengono prodotte in una società data è maggiore di tutte le informazioni che ciascun individuo di quella società può assorbire nel suo tempo di vita, e che queste informazioni tendono a crescere all'infinito, sempre nel tempo di vita. Da questo se ne deduce che le risorse, e di questo stiamo parlando, di risorse della società, sono sempre sufficienti, a meno che non ci mettiamo nelle condizioni di non renderle tali. Quando dicevo che dobbiamo svuotare la testa dalla tazza di tè, dal tè che ci hanno messo dentro, è che in realtà l'economia, la scienza dell'economia, l'insegnamento sul criminale che passa quando sentite parlare di economia, è la scienza della scarsità. Io dico che non è vero, questa è la dimostrazione, che non è vero che la scarsità è un fatto politico, non fattuale, non è un dato oggettivo. Che se siamo in una situazione di scarsità, e tutti quelli che si trovano in una situazione di scarsità, non è perché oggettivamente le risorse sono scarse o finite o limitate, ma perché c'è qualche cosa o qualcuno che ti mette nelle condizioni per cui le risorse risultano scarse, finite, limitate e non sufficienti. Certo, se io, l'aria c'è per tutti, no? E se io vedo una persona che mette una stanza chiusa, sigillata, no? E lo metto là, lo fa l'aria liscia, quello muore, c'è dubbio, no? Ma non posso dire che l'aria è una risorsa limitata, sono io che l'ho messo in quella buca, no? O in quella scatola, a farlo morire. Questo è un punto fondamentale da capire, no? Perché ci dice che c'è sempre una soluzione perché poi, no, che per cui questo assunto venga dimostrato. Beh, dico una, per esempio, fino alla metà dell'Ottocento, periodicamente ogni 15-20 anni, 25 anni, nel mondo c'era una grande carestia e alcune
decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone, la galassia del 1812 punta vita, con inoltre 6 milioni di persone rispetto al sistema solare, morivano perché non arrivano i tanti, perché non c'era da mangiare. Eppure allora il 90% della forza lavoro era impiegata in agricoltura. Oggi in Italia il 4,5% della forza lavoro è impiegata in agricoltura, negli Stati Uniti sono il 2%, e sia gli Stati Uniti che l'Italia sono esportatori netti, no, di generi alimentari. Noi buttiamo ancora come 300.000 tonnellate l'anno di cibo, lo buttiamo. Li buttiamo perché dobbiamo mantenere il prezzo, perché vanno sprecati, per tutta una serie di ragioni. Con il 2% e utilizzando molta meno terra di quello che poteva utilizzare allora, in proporzione, ovviamente. La resa delle terre si è moltiplicata per un fattore di circa 50. E ci sono delle tecniche, come la permacultura, no? Per cui questa resa che oggi è inquinante, c'è problemi con la chimica, le cose eccetera eccetera, sono delle tecniche assolutamente naturali, no? Per cui questa stessa resa si moltiplica, si raddoppia, no? Se non si moltiplica per fattori ancora più elevati. Che cos'è questa se non l'applicazione dell'intelligenza alle cose, dell'organizzazione delle cose? Allora io dico, la ricchezza siamo noi, è dentro di noi, ed è nel fatto che siamo tutti quanti qui assieme e siamo tutti in grado di pensare e di ciascuno di noi dà un suo contributo, qualsiasi cosa faccia, no? Qualsiasi sia il suo lavoro. Questa società è fatta così perché ciascuno di noi fa le cose che fa, anche se non fa nulla, attenzione, anche se non fa nulla, no? Fa comunque parte, no, dell'organizzazione sociale. E dico, quando si emette il denaro, lo si emette proprio in nome e per la possibilità e la capacità che ha questa organizzazione sociale di esprimere ricchezza, per le potenzialità che ha questa organizzazione sociale, che abbiamo tutti noi. Allora dico, ma perché gli interessi sul capitale dello Stato lo prendono le banche e non lo prendiamo noi? Perché se questo è vero, ma dove sta scritto che gli interessi vanno alle banche? Dove sta scritto? Perché? Perché c'è una legge che lo dice? E chi ha voluto questa legge sono proprio il potere delle banche? Per difendere se stessi, come al solito, per difendere se stessi dai fallimenti che arrivano in continuazione ogni 15-20 anni, per farvi una marea, no? Perché rubavano sull'oro, una cosa, cioè, no? La ricchezza siamo noi. Oggi ci troviamo in un mondo assurdo, da un incubo finto, con un debito spaventoso, che è per lo più dato da interessi sugli interessi, no? C'è la storia, io racconto la storia della Madonnina nel libro e nel video, per cui un centesimo per comprare un pannolino in 2010 anni diventa una roba talmente spaventosa che ci vogliono, no, 716 galassie, adesso non mi ricordo quanto ce ne vogliono, c'è un numero spaventoso di galassie per pagare un centesimo, no, con gli interessi composti in 2010 anni. Perché noi già non ci rendiamo conto di quanto possa essere perverso il meccanismo, no? Ma gli antichi lo sapevano bene. Nel Deuteronomio, nella Bibbia, c'è scritto non prestare i propri interessi al tuo vicino. Ogni 7 anni, se hai prestato del denaro, si alzano i debiti. Ogni 7 anni. E se arriva qualcuno che ha bisogno da te, viene da te che tu hai la disponibilità di prestare le cose, ed è vicino il giubileo, il 7° anno, no? Non essere raro, perché sennò poi io ti prestassi veramente. Però ai gentili glieli puoi prestare i soldi interessi, anzi prestaglieli, questo glielo dice nel Levitico, no? Prestaglieli perché così avrai grande potere su di loro. Lo sapevano perfettamente gli ebrei, lo sapevano i greci, che a un certo punto c'era Dracone, che era il nostro zio, pure lui, no? E finanziava, no, tutti. E non ne potevano più, c'erano le morte continue, e chiamarono Solone, che chiaramente era lì a fare questa follia dopo la morte di Dracone. Solone arrivò, fece una serie di leggi giuste, fece una tabulis nobis, si chiama
chiamato in latino, c'è un azzeramento dei debiti e fuggì. Se non poi ci sono 15 anni nel mondo per evitare che tutti i patroni dicano no, 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 15 anni. Poi tornò, dell'Italia tira. Più o meno la situazione della tira si era sistemata. A Roma è passata questa storia assurda per cui Giulio Cesare era un tiranno cattivo e crudele che voleva diventare re e i difensori dell'ordine repubblicano, della libertà repubblicana l'hanno giustamente ucciso per questo. Ebbene, i difensori delle libertà repubblicane erano una banda di strozzini. Un di guardate con la faccia è proprio così. Il Marco Giugno Bruto, che era il figliastro di Cesare, che aveva adottato che c'era i soldi, era uno che investiva in Grecia. Poi sempre in Grecia c'era l'inizio dei casini. Finanza sì, non... si aveva prestato Roma e Grecia. Aveva prestato un'enorme somma, 30 talenti d'oro, alla città di Salamina. E gli aveva prestato, in realtà poi aveva corrotto un po' di funzionari, un po' di cose, no? Questa di un anno in cui era proconsole in Cilicia, quindi controllava anche la Grecia, il suocero Appio Claudio, gli aveva nominato questore, quindi aveva un potere, non poteva fare una serie di affari. E gli aveva prestato al modico tasso del 48% all'anno. Appio Claudio aveva devastato il suo anno di proconsolato tutto l'Oriente. No, tutti si erano fortemente lamentati. Il Senato aveva nominato Cicerone, poi a fare il proconsolato. Arriva Cicerone e dice: no, fermi tutti, fammi visto. Tasso di interesse non superiore al 12%. Chi ha pagato di più, no? Nadie aveva deciso delle somme. Insomma, ha fatto una serie di cose. E Bruto gli manda due suoi. Si fa raccomandare l'atti, cosa invece c'era che c'era questo amico che si chiama Atti, che scriveva un sacco di lettere. Si fa raccomandare e gli manda questi due, guarda questi sono due amici miei, hanno dei compegno nei confronti di Salamina, vedi di ciò che trofeo. Allora questi due tizi, due facce da strozzini, non sono cambiate quelle, non serve niente. Ma non ci c'erano che gli racconta un certo Scaptius e Matinius, o due si chiamano così. Gli racconta la sua storia, ci sono caccia via, come mi permettete, sfidati, guarda, Bruto mi ha mandato, Bruto so che è un tuo amico, insomma no, no? È un potente, esattamente rispettabile, Roma di ginobile lignaggio, però mi ha dato questi due figuri, rossi, no? E poi Bruto gli scrive una lettera e mi dice, guarda che sono i suoi miei. Cicerone, sfidati, ma lo sai che mi ha detto? Mi ha detto che non sono i suoi. No, ma questo va a prestare i soldi a questi tassi. Insomma, la questione no, rimane di sospesa, Cicerone si rifiuta di mandare no, l'esercito di Roma. Cosa sia, non è come Bush che ha mandato gli americani, no? Il petrolio. No, lui è di Roma, almeno un minimo di decenza, ancora non la teneva, no? E quindi si rifiuta di mandare l'esercito a esigere questo debito, poi scoppia la guerra civile, qui siamo nel 52, avanti Cristo, scoppia la guerra, Farsalo, Cesare torna a Roma, è la prima cosa che fa, una serie di provvedimenti contro gli strozzini. Una di queste leggi, no? Ma una serie di provvedimenti, una di queste leggi prevedeva che i ricchi, che erano chi aveva un patrimonio superiore a 2 milioni di sesterze, doveva investire il 60% del capitale in Italia. E aveva un anno di tempo per disinvestire all'estero e investire in Italia, e mi chiedevo la confisca dei beni. Poi immaginate che amore aveva avuto per cercare i soldi investiti là, non solo a Salamina, ma anche in tanti altri posti. No? Sì. No. Insomma, aveva questa e molte altre ragioni, invece c'è anche molti altri provvedimenti contro l'usura e l'usura. Avevano molte ragioni per ucciderlo e infatti l'hanno ucciso. Allora, il capitale, noi siamo il capitale, noi possiamo e dobbiamo fregarcene dei loro soldi, noi possiamo e dobbiamo, abbiamo il dovere di farlo nei nostri confronti, nei confronti dei nostri figli, dei nostri amici,
nei confronti della nostra società, se crediamo davvero alla possibilità di cambiare questa società. Cambiarla, che oggi significa non più rivendicare un qualche cosa, e non significa più rivendicare per una ragione molto semplice: prima, perché non sapeva a chi rivendicare che cosa, perché il capitalista dov'è? Che diavolo c'è in un hedge fund, un operatore di borsa, un sì, tra Benedetto Marchioni, che appunto è un manager, no? Con gli Agnelli che rappresentano la Fiat, poi 3, 4, 5, non si sa bene che cosa, la maggior parte sono banche quelle che stanno lì dentro. Contattiamolo, contattiamoci, mettiamoci tutti in contatto. No. È difficile fare una rivendicazione, scendere in piazza e chiedere voglio di più o che cosa, da chi? Quello che sta succedendo è che un ente innominato come la Banca della Centrale Europea, che rappresenta certamente gli interessi, no, di lobby finanziarie, no, ci chiede di assumere una serie di provvedimenti di legge che ci spogliano del diritto di decidere del nostro destino, della nostra, di fare noi politica economica. Io dico, una battaglia non perde di è giusto fare, no? È ovvio, ma non basta, è giusto ma non basta. Quello che dobbiamo fare è costruire. Ci siamo? Fra poco, ecco, completa pure il pensiero. Quello che dobbiamo fare è costruire. E costruire significa prendere atto del fatto che i loro soldi non ci servono. Perché sono finti. Ma sono finti perché non sono. Sono stati emessi e creati, no, sulla base del nostro lavoro, della nostra vita, della nostra esistenza. E su questi soldi la cosa finita sono gli interessi, questi si prendono, si appropriano per un diritto che non si sa bene da dove venga, no? Di una parte sempre maggiore della nostra vita, della nostra esistenza e del nostro lavoro, fino a che ci sono tutte queste posizioni. Siamo in una situazione veramente drammatica dal punto di vista della vita, nonostante però la realtà sia ricchissima. Quando dicevo che le risorse sono illimitate, è proprio così, le fabbriche sono continuamente in sovrapproduzione. No, la maggior parte delle attività che noi facciamo sono attività immateriali, e l'immateriale del PIL, è composto per oltre il 65% da attività immateriali. Le attività immateriali sono per definizione illimitate, nel senso che un software può essere usato da una persona, 100, 1000, 1.000.000, 7 miliardi, senza che il costo, l'incremento del costo sia sostanzialmente significativo rispetto a questo uso. Mentre un'automobile può essere usata da una persona, perché 5 persone usano, ci vogliono 5 automobili, non il software è sempre lo stesso. No. E puoi fare infinite copie per farlo usare, lo stesso vale per la musica, lo stesso vale per tante cose, no, che riguardano l'economia immateriale, che è limitata per definizione. E allora non ha senso la scarsità della moneta se non come strumento per l'esercizio del potere. Allora dico, noi abbiamo la possibilità di costruire una società e un ambiente in cui noi abbiamo una moneta che non genera debito, che ci consenta di scambiare così le è distraente, tutti guardano, ci consenta di vivere, consenta a tutti di vivere bene, e consenta a tutti di guadagnare in funzione del proprio lavoro. Per fare questo è necessario che i criteri, no, di emissione di questa moneta siano chiari, rigidi e non modificabili, e che non diano il potere a nessuno. Questo è un punto fondamentale. C'è la ragione per cui a un certo punto il potere di mettere moneta è stato in ogni stadio dei campi sociali. E la ragione è una ragione soltanto che peregrina. La ragione è che l'uso politico, no, del potere di mettere denaro crea una serie di problemi. Chiaro che un governo che sta sotto le elezioni, no, che ha bisogno di compiere le situazioni di crisi, che basta fare denaro, poi però si crea inflazione,
se non esegue la stampa il denaro non corrisponde al merito di ricchezza, o usa quel denaro in maniera clientelare, come si faceva negli anni 70, negli anni 60, no? Quando la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, i Socialdemocratici, i Comunisti, eccetera, si spartivano i posti di presidente delle banche, le ragazze di risparmio che altro, ce l'ho sbagliato quel tempo lì, eh? Ritornare a quella roba lì è quasi per meglio la banca centrale, quasi, da un certo punto di vista, che almeno meno la tensione all'inflazione ce l'ha, no? Poi fanno dei danni terrificanti sotto altri aspetti, ma la logica non essere quella di dare a un altro il potere, cioè il potere di mettere moneta, ma il potere di governo sulla proprietà. L'emissione della moneta deve essere svincolata da qualunque forma di potere. Uno. Due, la moneta deve essere usata solo per fare due funzioni. Uno, l'unità di conto, e poi seconda, l'unità di conto. E l'altra come mezzo di scambio. La moneta deve perdere la sua funzione di riserva di valore, perché quella che crea i problemi è proprio il fatto che noi continuiamo a considerare la moneta come se fosse oro, che ha valore, no? Pensiamo che abbia valore, quella che ricca e valore già, ma no? Come se fosse una casa, che pure ha valore, come la ricca e valore già, perché in questo momento, no? Negli Stati Uniti a Detroit dove vuoi una casa a 3.000 dollari e vai a Gucci, quella stessa casa che 3 anni fa ci avevano 400.000 per comprarsela. Quindi dove sta il valore? No? Io dico sempre, Roma negli ultimi 2500 anni ne ha passati 1800 in cui c'erano più case che abitanti. Volevi una casa? Gratis, alla Viena. Roma all'epoca di 3 anni c'erano 1.200.000 abitanti. No? Poi all'epoca tirava un po' tutto che aveva 100.000 circa. Nel primo Giubileo nel 1250 ne aveva 15.000. Quando c'è stata l'Unità d'Italia ne aveva ancora 120.000. Però le case sono state 1.200.000, con più denaro magari, non raffinate, di tutto era successo, ma lo spazio era quello. I valori, a certa dimostrazione del fatto che i valori sono le persone, no? e non le cose, no? Cioè di usare le cose, di indirizzarle alla produzione di ricchezza, questi sono i veri valori. Dobbiamo ritornare, rimettere al primo posto, rovesciare questa graduatoria maledetta per cui viene prima il capitale finanziario, no? E gli interessi, e poi dopo c'è tutto quanto il resto, e alla fine ci sono le persone. No? Perché questo è quello che sta succedendo. Che se una fabbrica va male, si chiude la fabbrica, se non gli pare che il lavoro che fa la gente, chi si frega? Devi chiudere, perché se non chiudi, poi perdi. Ma perdi che? Gli interessi, ma che cosa sono gli interessi? Una follia. Di un illecito poi soprattutto, inventata per gestire e per dare, per distribuire potere. Allora, dico, il criterio deve essere questo, e deve svolgere soltanto queste due funzioni, non appunto quella di riserva di valore. Per questo che io dico che bisogna usare una moneta a tasso negativo, con una idea di Gesell, ripresa da Keynes. Sì, ci siamo. Tecnico non è in grado, ma se tu schiacci viva voce senti, senti Beppe che è in linea. Qui. Viva voce, destra. Sì. Avvicina il microfono. Mia. Pronto. Grande Beppe. Come va? Ti bene? Bene. Un applauso. Grazie. Ma ti sogniamo comunque. Ho sentito anche me, ho visto l'intervista che ha fatto sul mio blog, che hai ricordato di me dei ricordi straordinari del signoraggio, del nostro paesaggio, di Aurini,
Cambiarmi dentro, io mi ritrovo la vita, perché
sentiamo benissimo. Qui i mezzi tecnologici. L'idea è quella di provare a fare una soluzione, che sia democrazia e soprattutto equità economia, ma democrazia è qualcosa come partecipazione di tutti noi, come diceva Giorgio Gaber, che qui è indicato in questa sala, no? Democrazia è partecipazione, e questo è quello che vogliamo fare. Che vuol dire?
che una banconota da 100 euro emessa oggi, tra un anno, se il tasso negativo fosse del 10%, ne vale 90. Che vuol dire questo? Che chi ce l'ha in mano e ogni giorno perse lo 0,015 15 centesimi, 100 euro, non è una cifra, però la prima cosa che fa è che io vado subito per qualche miseria, me la do via subito, e do via significa che vado a comprare delle cose. Questo significa che la massa monetaria circola molto velocemente e quindi c'è bisogno di molto meno denaro di quanto non ce ne sia bisogno adesso rispetto a un sistema del genere. Questo significa anche che accumulare denaro è praticamente diventa difficile, poi anche chi lo può fare, però dopo un po' questo denaro perde valore, per cui devo pure spenderlo da qualche parte, no? Sennò poi gli muore in mano. Immaginate che perde valore esattamente come fate le cose, perché adesso il denaro proprio non perde, è come Dio metafisico, genera interessi, no? E cresce cresce anche dopo la morte, no? Cresce all'infinito. E accumulare denaro, cioè accumulare una cosa che non muore mai, no? Che non muore mai, significa essere come Dio, in sostanza, no? Perché avvicinarsi alla divinità, garantirsi l'immortalità. Mentre tutte le cose deperiscono, anche le case dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, arrivate, no? Poi dopo non ci riesce più a vivere dentro. No, il denaro no. Allora l'idea è quella di fare un denaro che viene trattato esattamente come le cose, con cui ci paghiamo tra noi. E con un denaro così, no, io dico che è possibile anche dare a tutti una parte di quel bene comune, che è l'intelligenza collettiva, che è quella che consente di produrre. In modo che le imprese, invece di pagare interessi alla banca, non pagano interessi a nessuno, perché se un'impresa prende dalla comunità una certa somma, un milione, no, per fare un investimento, come lo prende deve spenderlo subito, se no gli muore in mano, e quindi se lo spenderanno subito. No? E questo va bene, potete fare un investimento. Allo stesso tempo la comunità può usare quel denaro, quello stesso denaro, cioè emettere un altro milione, sulla base del principio che è quello del moltiplicatore di Cannes-Keynes, no? È il principio noto, non è solo qui ad entrare in dettagli tecnici, però se può fare. No, nel senso che un milione investito produce una ricchezza pari da 2 a 5 volte la somma che stava investita, secondo il moltiplicatore appunto di Keynes. No, questa cosa qui ci consente di emettere un altro milione e restituirlo a tutti i cittadini in parti uguali. Parti uguali perché ciascuno di noi partecipa al capitale sociale, cioè questa ricchezza complessiva. Dopodiché poi l'impresa prende il milione e lì ci sarà l'operaio che prende 1.500, quello che prende 1.200, quello l'impiegato che prende 9.70 o 1.800, l'intelligente che prende 3.000, poi quindi lì è la vita, no? C'è il guadagno per l'attività che fai. Però la comunità ti dà abbastanza strumenti, no? Dovrebbe riuscire a darti e te li dà perché ci sono le risorse, questo è il punto, perché ciascuno possa comunque vivere del semplice fatto che partecipa alla società, cioè partecipa a questa ricchezza collettiva. In altri termini si tratta di prendere la rendita finanziaria, toglierla dalle banche da chi c'ha i soldi, no? Non dalla povera gente, da chi c'ha i soldi, tanti, no? E redistribuirla dalla gente, facendo un'operazione che non è molto diversa da quella che hanno fatto la rivoluzione francese quando hanno preso la rendita fondiaria e l'hanno tolta agli aristocratici, tagliando un po' di teste, ma che puoi fare? C'è qualcuno che ha qualche problemino, no? rispetto a questa cosa, e sono riusciti a farlo. Come si fa a costruire? Si fa che una cosa così, emettendo una moneta di questo tipo, no, intanto, e facendo ovviamente un minimo di agio, no, per partecipare, può cominciare per esempio a creare energia da fonti rinnovabili, perché la prima cosa che fa una comunità è avere energia, può coinvolgere le cooperative agricole, può coinvolgere una serie, no? Ci si possono per esempio, diceva, comprare dei terreni, c'è un gruppo che sta organizzando gli acquisti solidari, tu partecipi con 50 euro, con 100 euro, no? E comunque partecipi all'acquisto di un terreno che sta a Boglia, Monte, in Lombardia, in Veneto, in Calabria o chissà dove, no? Dove vengono fatte delle coltivazioni ecosostenibili, ovviamente.
No, ci dobbiamo riappropriare dei beni comuni e farli di nuovo diventare ricchezza. E i beni comuni sono la terra, l'aria, l'energia, no? E anche la moneta. La moneta è, non è altro, è diventata proprio più bene, deve essere solo uno strumento di scambio, perché misura lo scambio. No, a Roma stiamo pensando di fare una cosa. Roma, se c'è un bene comune, sono una serie di aree archeologiche completamente abbandonate, bellissime. Abbandonate, certo, cartacce, lattine, cicche, bottiglie rotte di birra, di tutto. No? L'idea è quella di riprenderle, no? E costruirci sopra delle cose. Costruire significa farci uno spettacolo, farci raccontare la storia. Per esempio c'è la sporra di Apollo, dei gladiatori, che sta vicino al Colosseo, a dei due passi, no? È chiusa da tempo immemorabile, anche lì piena di cartacce, di cose, e lì ci di storie da raccontare ce ne sono un'infinità, perché c'è tutta una letteratura, una storia divertente, storie drammatiche, storie soldatiche, storie da definire, no? Portarci gli studenti a fare le cose, guadagnarci dei soldi. Perché voi sapete che l'Italia è un paese in cui tutti i nostri 445 siti archeologici e musei, no, rendono complessivamente l'80% di quello che rende il Louvre di Parigi uno. Perché? Perché abbiamo dei politici che sono degli incacciamati di quello della sera e quello che non lo dico perché c'è quello della sera. No? E il fatturato complessivo di 445, no, è in due terzi del fatturato del Metropolitan Museum di New York, di due terzi. No. Gli americani non hanno nulla, ma nulla. Noi abbiamo il 60% del patrimonio artistico del mondo, no? Eppure non riusciamo a farlo, neanche a mantenerlo, perché poi farlo buttare significa mantenerlo. Quella è ricchezza vera. A Roma potrebbero vivere tutti facendo questa cosa, adesso con l'Occupada, che sono i ragazzi che stanno occupando le strade, abbiamo deciso di occupare, che l'occupazione significa riappropriarsi dei territori. Una delle prime cose che faremo è questa, no? Coinvolgendo la facoltà di archeologia, cioè ci prendiamo questa cosa e cominciamo a lavorarci. Dopodiché, se riusciamo a costruire questa comunità, no? Che può avere 1000 persone a Milano, 1000 a Roma, 500 lì, 200 di qua, eccetera, eccetera, no? Quando arriviamo poi delle masse critiche, conteggiamo anche le aziende, le quali aziende stanno nei guai, perché non so se ci sono imprenditori qui tra di voi che costruiscono qualcosa, chiunque sia, no, probabilmente con ogni probabilità, ma ci sono 98 possibilità su 100 che siano sulla produzione, che avete eccellenze in magazzino che riesce a spartire, no? Tuttavia in qualche modo l'eccellenza e i costi sono già coperti in qualche maniera, allora se tu gli vieni a dire, guarda che caro, ti do questa roba qui, questo denaro, che ci faccio, che ci fai, ed ecco che con questo ci puoi andare a comprare, lei che ti dà la consulenza, quello che ti fa la cosa, lì vai al teatro, lì vai al cinema, lì vai a ballare, lì vai al ristorante, dice, beh cazzo me la prendo, no? Nella peggiore delle ipotesi comunque è roba che deve buttare, forse deve sbattire pure. No, se, e gli costa pure, oltretutto invece di dargli ricchezza. No? Qui intorno alla cintura industriale di Milano, ma ci saranno migliaia di aziende così. Coinvolgiamole, stanno aspettando che loro ci diano i soldi, come quelli che mandavano a scavare per terra, a fare le buche per prendere l'oro, no? Che poi ci facevano le monete e poi ci potevano andare a comprare la roba. A me da pazzi sta cosa, ce l'abbiamo, facciamole le cose. Costruiamo, abbiamo la possibilità di costruire ora, di costruire una società che io ho chiamato Fazzo, perché è zona dell'economia finanziaria, una roba che è temporanea per definizione, no? Che però costruisce un mondo nuovo che può diventare, no, davvero definitiva. La rottura di questo mondo, di questo incubo assurdo che ci dà la società del debito e dell'interesse, con una moneta, con dei meccanismi, no, che sono assolutamente appunto automatici, questo è l'elemento fondamentale, con la possibilità di redistribuire il bene comune e di far lavorare tutti. Sì, io ho finito, quindi volevo ringraziarvi
e adesso cominciamo il dibattito, se c'è una discussione, domande, cose eccetera, io bevo un goccio d'acqua perché sennò prendo di sette. Vai. I microfoni liberi. Prendete il microfono. Allora non ci sono radio microfoni, per cui chi vuol dire qualcosa viene qua. Gentilmente presentandosi, forse, dicendo chi è. Questo ne è uno. Grazie. Mi chiamo Valentino De Santi, da 2 anni circa studio. Dopo aver amministrato aziende, dopo essere uscito da questo ciclo produttivo ignobile, cioè un giro, mi occupo di moneta da 2 o 3 anni, conosco anche molto bene il mercato finanziario e il mercato speculativo. E recupero una idea alla quale siamo arrivati in tanti, leggendo Pesaro, questo economista, insomma, è stato abbastanza sviluppato dalle statistiche del secolo l'anno scorso. Ma riprendo quanto diceva il concetto di interesse negativo. Per farvi vedere con 4 schemi, adesso mi prenderò, mi prendo il disturbo di collegare quel portatile lì se si può il video, far vedere due grafici, per capire come possiamo da domani ognuno di noi all'interno di questo sistema monetario cambiare e avviare una vera rivoluzione, cioè come fare in pratica alcune cose. Allora, c'è una cosa più veloce possibile. Sì, hai 10 minuti. 10? Se riesco però. La clessidra è un terzo. E poi è tipo il forse con questo c'è il microfono. Accendilo forse. Ah, no, sì, oh. C'è già. Ma perché a volte uno schema, un grafico più significativo di 2000 parole. C'è? Sì. Bisogna spegnere un po' la luce sul sistema. Allora, non faccio tutta la proiezione perché sennò diventa lungo e soprattutto... Ok, cosa sta succedendo? Alcuni di voi hanno sentito parlare di Occupy Wall Street. Ok, questo è il grafico per eccellenza di cosa sta succedendo nel pianeta. Morire che in Italia qualche organo di informazione l'abbia fatto vedere. Morire. Quindi vi prendo un minuto di questo perché così poi qualcuno di voi può andare a casa e spiegare che cosa sta succedendo. Perché loro dicono l'1%, noi siamo il 99%? Perché questo è il grafico che fa vedere la percentuale di ricchezza detenuta dall'1% della popolazione. Ok? Non ci sono, se si può alzare un po', si vedono sotto le date, che è quello che rende capibile il tutto. Ok, vedete quel punto 23.9 in che anni era? C'è scritto sotto 1929. Mm-hmm. Vedete adesso nel 2000 gli erotti dove siamo arrivati? Ecco. Popolazione quale? Scusa? Americana. Americana, qua si sta parlando di Stati Uniti. Wall Street questa cosa la sa benissimo. Sa, non sa però come uscirne, perché non lo sanno, è come quando i greci per 2 anni di massacri sociali alla fine si stanno chiedendo ma noi abbiamo fatto tutto quello che ci diceva la BCE, il Fondo Monetario, ma forse non lo sanno neanche loro, okay? Questo è un altro problema grosso. Comunque adesso non parleremo di questo, sono un discorso lungo. Il punto è che questo ci dice che siamo in presenza adesso di una crisi sistemica globale dalla quale nei prossimi 5-10 anni o usciamo come sono usciti nel 29, ora della fine, con la seconda guerra mondiale, o ne usciamo iniziando a pensare che possiamo fare qualcosa noi invece di delegare a quelli che magari ne sanno di più, che poi, questo è il primo concetto. Secondo, cosa possiamo fare? Vediamo se c'è un altro... Ah, questi sono i salari, per quelli che sono occupati,
Paesi OCSE dove c'è maggiore occupazione. Questa è la diminuzione del potere d'acquisto dei salari. Non vi faccio vedere il grafico della disoccupazione perché è catastrofico. Oltretutto sappiate che i dati che vengono pubblicati sulle disoccupazioni sono ampiamente taroccati. Negli Stati Uniti come qua. Inferiori a terra. Esatto. Noi abbiamo un problema banale di trasferimento del lavoro da noi altrove. Questo lo sappiamo tutti. E dato che il nostro sistema monetario è basato sul debito, questo è il banale problema. Non ci vuole una scienza di un economista chissà eccesso per capire che se il mio sistema monetario è basato sul debito, lo sapete cosa vuol dire? Lo spiego in due minuti. Voi andate in banca, prendete un assegno circolare, perché dovete pagare molto, vi fanno un assegno circolare da 5.000 euro, pensate di avere in mano un credito che versate dentro al conto corrente di chi vende, la casa, quindi pensate di avere in mano un credito, ma avete un debito. Noi confondiamo debito con credito. La banca di quei 100.000 euro che vi dà ha dal 5 all'8 per si chiama riserva frazionaria. Nel momento in cui la banca vi dà 100.000 euro e ne ha 8.000 di riserve, sta creando 92.000 euro di soldi che sono il vostro lavoro futuro. Molto semplice. Se voi lavorate i prossimi 20 anni, questo sistema sta in piedi. Se non lavorate i prossimi 20 anni, questo sistema crolla. Cioè, non è che ci vuole un economista eccesso per capire questa roba. Quando si diceva prima che le banche inizialmente detenevano oro e poi davano banconote maggiori in quantità rispetto all'oro che detenevano, è esattamente questo meccanismo, né più né meno. Adesso le banche non hanno più oro, hanno dollari o euro o altre riserve valutarie. Ma se il dollaro è stampato con questo meccanismo, il dollaro, vi faccio vedere un'altra curva che dà subito l'idea della situazione. Scusate un secondo e dopo termino immediatamente con queste cose qua. La Fed, questo è un dato che ho preso dalla Fed, bisogna un po', la Fed è la banca centrale americana. Questo è in quanto esplosa l'emissione di moneta da parte degli Stati Uniti, dagli anni in cui ci dicono noi che abbiamo, noi italiani, fatto debito pubblico, eccetera. Okay. Comunque, questo è quello che è successo negli Stati Uniti, questa è una misura della massa monetaria, decurtata dai depositi bancari, quanto è messa moneta ogni anno. Siamo arrivati a quel livello lì. Vi rendete conto? Questa è l'economia basata sull'emissione di soldi, col meccanismo che vi dicevo prima, emissione di debiti. In natura, voi potete vedere delle curve di questo tipo, ad esempio, sul riscaldamento del pianeta. Lì è ormai anni che si fa informazione e si riesce a capire che se andiamo avanti così è un problema. Tutte le curve logaritmiche, esponenziali, non sono naturali. Il sistema basato sul debito, che crea curve di questo tipo qua, non è naturale. In natura, quando c'è qualcosa che cresce in quel modo lì, è perché muore. I tumori crescono in quel modo lì. I bambini non crescono in quel modo lì. I bambini crescono con delle curve logaritmiche, cioè all'inizio si cresce e poi si rimane standard. Se noi avessimo l'interesse negativo, per meccanismi complicati che non vi sto a spiegare, avremmo una crescita della moneta proprio di questo tipo, logaritmica, non esponenziale. Tutto quello che cresce in modo esponenziale, in natura, muore, è il modo di crescita per far morire quel fenomeno. Vi richiamo la curva di prima, quella che ci assimilava al 29, e questo è quanto. Cosa si può fare? Benissimo. Pensate di avere un insieme di imprese che si mette d'accordo.
e dice: noi produciamo i nostri beni qua, li vendiamo qua, ok? Qua, localmente, un territorio comunale o un insieme di beni, ok? Abbiamo una crisi perché sovrapproduciamo e abbiamo una crisi perché sottovendiamo. Okay? Cioè, la gente non ha soldi in tasca. Semplicemente la gente non ha soldi in tasca. Ma non è che non ci sia il lavoro, la volontà di comprare e i beni prodotti. L'unica cosa che manca, come diceva giustamente De Simone, non è l'intelligenza per produrre, la voglia di lavorare, la capacità produttiva. L'unica cosa che manca sono i soldi, e notare bene, i soldi vengono prodotti con questo modo qua, però se vengono accumulati da qualche parte con l'altro grafico che vi dicevo, che l'1% continua a detenere sempre più soldi, e se buona parte di questi soldi qua sono soldi che non circolano nel sistema produttivo, ma circolano nei sistemi finanziari e basta, ok? È chiaro che i soldi non servono sempre meno per far girare l'economia reale, lì vengono sottratti, servono sempre più per far circolare l'economia finanziaria, lì vengono accumulati. È un processo semplice, perché non ci vogliono gli economisti per questo. Queste non sono banconote? Queste sono banconote e clic anche, comunque quelle che controlla la Fed in prima emissione. È una stima di M0, se non so, sono che ne vai. Messi. No, è M1 senza... No, questa è M1, è proprio un banconote. Ma e come mai è questo? Ah no, non è allora quello... C'è solo la BCE perché faccia come la Fed e sta... Ecco, perché il Maastricht non lo consente alla BCE di stampare moneta. Di fare il cosiddetto quantitative easing, no? Che ha fatto, si chiama così, la stampa di banconote, la Banca di Inghilterra ha stampato 370 miliardi di sterline per mesi fa. Adesso l'Ethereum è uno che viene stampato il banconote. L'indirizzo è l'indirizzo. Questo è M1. No, non è possibile farlo se non si cambiano i 1861 miliardi. Ci sono voluti 3 mesi per dare attuazione a una decisione ovvia, che era quella di aumentare il fondo salvastati fino a 440 miliardi, il cosiddetto fondo salvastati fino a 440 miliardi, con tutta una serie di problemi. No? Figuriamoci se il tempo che ci vuole per fare questa cosa. Perché l'euro venga salvato, no? Diciamo che la maggior parte degli operatori sono convinti che l'euro salterà, per una ragione molto semplice, che non è possibile reggere questi spread, queste differenze nelle tasse di interesse per più di un certo periodo, e si innescano quelle che sono le spirali negative, quelle che è successo in Grecia, no? Il meccanismo che qui è semplice: un'impresa ha 1 milione di titoli italiani, c'è la depositata in banca, la banca gli ha dato, diciamo, di 1 milione o meno qualche cosa. Se il valore di quel milione scende perché aumentano i tassi di interesse e quindi il valore diminuisce, la banca dice: uè ragazzo, vieni perché mi devi integrare le garanzie. Arrivato al di sotto di un certo punto, sono molte banche che chiedono a molte imprese di integrare le garanzie. Che cosa fanno queste imprese? E che cosa fanno anche le stesse banche che a loro volta hanno depositato gli stessi titoli presso altre banche, si sono ritornati in denaro o qualche altro? Vendono i titoli sul mercato perché devono fare liquidità, ma vendendo i titoli non si alza ancora di più il tasso di interesse, e più si alza più si abbassa il livello delle garanzie, quindi quella banca che ha chiesto darmi talmente arrivare ancora di altri soldi di continuare a integrare le garanzie. Morale: in Grecia i tassi sono passati dello spread è passato dal 2,5% dell'anno scorso al 25% da adesso, perché questo è quello che succede. Questo si dice non può stare al di sopra del 5%, no, per più di un certo periodo. Queste sono le regole di Basilea. La banca che ti ha dato i soldi non è che può aspettare, c'ha 5 giorni di tempo, no? Dopo che per 5 giorni la banca è andata fuori dalle garanzie, ti deve chiedere dentro, oppure devi chiudere i figli. Questo è il meccanismo, è terribile, è perverso. Ora non si fa tempo a cambiare Maastricht, ammesso il non processo, che siamo tutti d'accordo, perché i tedeschi non sono d'accordo per niente.
che hanno la sensazione di accollarsi il debito di quei fannulloni, gli italiani, i greci, gli spagnoli, no? I greci mangiano mille e sputano, perché questi sono gli italiani che hanno la pizza e il mandolino e gli spagnoli il torero e la coppa. In Germania c'era questa idea di noi, che sono tutti frutti, coretti, insomma, proprio decoccio, no? No, perché il problema è un altro, è che in realtà noi abbiamo finanziato l'unificazione delle due Germanie, no? Accettando, facendoci imporre da qualche politico a cui dovremmo fare un movimento, no? Una moneta inesistente come l'euro, che ci impediva di fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè quasi divisi in italiano, no? Con un po' di inflazione che copriva un po' di cose che consentiva l'esportazione delle nostre merci. Meccanismo solamente per adesso, ma almeno Cristo avevamo un po' di indipendenza. No. In questo modo invece i tedeschi sono finanziati su di noi. È chiaro il concetto, questo è il no. E adesso noi però, no, posso dire una cosa, sì, che non mi è chiara? Cioè, scusate, non mi è chiara una cosa sola, ma per me anche oggi soldi sono all'interesse negativo, nel senso, se io ho 100.000 euro li dovessi tenere sotto il materasso causa inflazione, causa inflazione avrei un interesse negativo, cioè se avessi 100.000 euro li tenessi sotto il materasso anche oggi secondo me è interesse negativo, nel senso che io fra 10 anni non ho un valore aumentato da quei miei soldi, anzi un valore diminuito in quanto c'è l'inflazione, no? No, ho capito, ma io già oggi sono 100.000 euro. Non è la stessa cosa. Se c'è un ambiente deflazionario, per esempio, il valore della moneta rimane identico. Faccio un esempio, 10 anni fa, Società Generale, una nota banca belga francese, ha emesso un prestito obbligazionario in yen a tasso negativo, dicendo: beh, 1.000.000 di yen di oggi comprano una certa quantità di beni, tra 10 anni, visto che in Giappone c'è deflazione e continuerà a esserci, compreranno più beni, ok? Qui il problema, no, quindi dipende da come si orienta il mercato, adesso cioè, siamo in piena deflazione anche in Italia, le aziende cose stanno scendendo, gli Stati Uniti sono da 4 anni in deflazione, no? Tanto alcune cose che sanno, mediamente le si scende. Il problema è proprio quello di istituzionalizzare un tasso negativo, non è la stessa cosa, capito? Il tasso negativo non è inflazione, eh? Il tasso negativo introduce un ambiente deflazionario per una legge, quella di l'equazione di Fisher degli scambi, no? Che dice c'è un'equazione per cui la quantità di moneta è data da due fattori, quantità di moneta, tutti i soldi che stanno in giro, moltiplicato la velocità di circolazione. Questa qui equivale all'insieme delle attività correnti moltiplicato per il livello dei prezzi. E se si riduce la massa monetaria, no, le attività correnti rimangono uguali, devono necessariamente ridurre i prezzi. Il tasso negativo porta proprio per definizione un ambiente deflazionario, cioè i prezzi tendono ad abbassare. Dopodiché si può equilibrarlo con un algoritmo matematico qualunque, c'è bisogno della banca centrale, basta un computerino, no, un attimo sofisticato, il quale vede che i prezzi si abbassano e emette moneta. E come le emette se i prezzi si abbassano? Le emette per l'acquisto, quindi le emette sotto forma di reddito di cittadinanza, per esempio, aumentando il reddito di cittadinanza. E questo riproduce l'equilibrio. Il tasso negativo consente a una serie di politiche di aggiustamento del rapporto tra i prezzi e gli investimenti, no? Che adesso la banca centrale, ma adesso la banca centrale è solo una cosa che pare che è efficace, no? Alza i tassi di interesse e si riduce la quantità di moneta, punto. Ma se la abbassa, l'ho detto che si allarga, perché quando abbassa i tassi di interesse c'è bisogno di gente che si indebita perché si allarghi la base monetaria, che venga creata una moneta, no? Quando le alza la gente cerca di vedere perché dato sono diventati così strangolati, anzi i tassi del mezzo punto alla base arrivano un rialzo dei 3 punti, no? Tutto, molta gente saltano se non rientrano subito lì, quindi riduce la massa monetaria. E quindi
Scusa, riprendo un attimo il discorso che stavo dicendo. Conviene più ordinato, se finisco il mio discorso ancora 3 minuti, 4 e dopo fate le domande. Tipo 12. Se no, rispetto a quello che ho detto, si perde il collegamento. Quanto esatto, è la terza volta che lo dico. Ok. Però uno le ha detto. Allora, dicevo, banalmente, dicevo, abbiamo un problema grosso di reddito del lavoro e di disoccupazione. Perfetto. Allora, dicevo, un insieme di imprese si mette d'accordo. Ok? Un insieme di imprese e si mette d'accordo con i propri lavoratori. E diciamo che le imprese pagano mediamente 85 i salari dei propri lavoratori. Si mettono d'accordo e dicono, va bene, sai cosa c'è, lavoratore? Che da domani io ti do 100. Ti do 85 in euro. E 15 te li do un buono sconto affinché tu possa comprare con quei 15 lì dei prodotti che sono all'interno di queste di noi stesse, di noi imprese, okay? E metto un buono sconto. Non solo, ma l'imprenditore rispetto al sistema concordato di queste imprese qua può anche dire, va bene, io in realtà pago il 10% in meno, quindi lui prima pagava 85, poi in un sistema alternativo, diverso, ci possiamo inventare domani, paga invece di 85, 75. Cosa succede? Succede che in realtà io ho 25 che stanno girando di buoni sconti. Di buono merce, di buono sconto. Avete presente quando i ticket restaurant, avete presente cosa sono i ticket restaurant? Quando avete, oppure quando avete il carnet, io non sto parlando di moneta, quando avete il carnet di sconti che vi dà, che vi manda il centro commerciale, che ne strappate uno, prendete una cosa, ne strappate un'altra, ecco, gli imprenditori si mettono d'accordo che danno 85 e 15 di buoni sconti, ok? Dopodiché il buono sconto io lo faccio circolare a interesse negativo, ma interesse negativo pesante anche, perché voglio che quel buono sconto circoli e finanzi l'economia reale, cioè mi serve per andare e scambiare e prendere, ok? Al prima possibile della merce, e chi lo riceve a sua volta lo deve dare subito, perché se io, fate conto, sono tutti i parametri di un modello che io ho prodotto, ma abbiamo i parametri e dipende da cosa si vuole fare. Facciamo conto che il buono sconto circola per solo 3 mesi e poi è ritirato dal mercato e dopo viene cambiato in euro, perché dopo il 4° mese non circola più. E facciamo conto che vale 10 il primo mese, 9 il secondo e 8 il terzo mese. È chiaro che ognuno ce l'ha in tasca, lo dà via il prima possibile. Okay. Questa è l'equazione fondamentale dei monetaristi, di quelli che hanno rovinato il pianeta dal punto di vista monetario. Okay. Lasciamo stare il perché e per come, ma quella che si citava prima, la massa monetaria per la velocità di circolazione, se io emetto 100 dollari o 100 euro, banca centrale, e questa mi gira 10 volte in un anno, mi produce 1000 euro di scambi. Massa è uguale ai prezzi, cioè l'indice dei prezzi medi al consumo, quello che poi misura anche l'inflazione in qualche modo, per la quantità. Dato che la moneta, per vari motivi che vi ho fatto vedere anche prima graficamente, continua a aumentare dall'altra parte, e continua a aumentare, a noi continuano a romperci le balle e dire che noi dobbiamo aumentare il PIL, dobbiamo aumentare il Q, ma Q è un altro problema. Avete mai notato che quando vi parlano di PIL, vi parlano di percentuale rispetto all'anno precedente? Okay? Vi hanno mai detto di quanto è aumentata la produzione italiana dagli anni 50 ad oggi in valore assoluto? Vi dicono sempre l'1% in più rispetto all'anno, l'1,5%, ma se voi andate a vedere il valore assoluto, noi straproduciamo. Come continuiamo a poter pensare di aumentare Q? E oltretutto anche P continua a aumentare, anche lì questa equazione è falsa, è sbagliata.
chi ha creato questa equazione, che ha preso un premio Nobel, era una capra, ragazzi, era una capra. Friedman, me lo fate dire? Ok, l'ho detto. P, l'indice dei prezzi al consumo. A noi ci dicono oggi che abbiamo inflazione, ok? Che abbiamo un po' di inflazione. Lo sapete? Sono lungo. Lungo e difficile. Lungo e difficile? È difficile. Io mi fermo e chiudo solo il discorso, quindi, perché ho divagato su l'equazione là, sì. Allora, molto brevemente. No, chiudo l'equazione di prima. Finisco il discorso, poi domande per voi. Quando dicevo, quel buono sconto che si crea, ok, alla fine viene ricambiato in euro, però se alla fine dei tre mesi vale 8 e io lo ricambio con 7,8 euro, perché tutto il sistema mi costa 2 decimi di euro, ok, alla fine la mia cassa del mio sistema deve gestirsi 7 euro reali. Io ho solo generato fuori sconto per far circolare l'economia per il 30% in questo caso, ma si può declinare come si vuole, su 3 mesi. E c'è solo interesse da parte di tutti, delle imprese che pagano di meno, dei salariati che, e quindi aumenta il lavoro e diminuisce la disoccupazione, dei salariati che prendono di più e possono acquistare di più, e delle imprese che scappano. Da domani questa cosa si può fare. Grazie, voglio dire che noi in effetti oggi vogliamo mettere un primo passo per questo discorso politico, perché allora partiamo da un libro della decostruzione, partiamo da proposte che sono tutte da fare, quindi c'è anche quello che perdo il filo come lui. Prego. Perdo il filo come lui. No, prima domanda. Nel momento in cui a livello mondiale, a livello manifatturiero, a qualsiasi imprenditore conviene investire in finanza creativa, perché questa è ancora possibile a livello mondiale, e poi questa me la vado a rimettere nei paradisi fiscali, perché un imprenditore dovrebbe continuare a rischiare il proprio capitale, non dormire la notte, pensare come pagare gli operai, quando questi sistemi, perché hanno detto che la finanza creativa ha rovinato il mondo, certo che ha rovinato, cioè, diciamo l'economia mondiale, ma certo, nel momento in cui io posso scommettere che la borsa scende e guadagno scommettendo questo e nel contempo la faccio scendere, come stanno speculando sull'Italia, eccetera, è chiaro che è una cosa più grossa di noi, ma nel momento in cui a livello mondiale, e di certo non possiamo convincere questi grossi banchieri della Goldman Sachs piuttosto che della BCE a fare San Francesco, perché non è che noi con le nostre piccole imprese che magari siamo... La domanda la capita benissimo lui, cioè... È per lui. No, perché lui ha detto noi creiamo, bellissimo, utopistico. Voglio vedere quanti ne troviamo di piccoli imprenditori che si mettono in gioco in questo modo. Forse proprio perché sono piccoli magari, no, però... C'è un inquadratura, vieni seduta. Ecco, allora piccoli imprenditori che stanno per fare niente. Sì, deve scrivere. Io mi chiamo Sergio, due piccole domande, veramente ci sono delle cose che non ho capito. La prima cosa è il risparmio, no? Noi tutti abbiamo necessità di risparmiare perché non sappiamo esattamente come sarà il nostro futuro e quindi ci teniamo i nostri conti, magari una parte dei nostri guadagni teniamo in risparmio, e con il tasso negativo, con la moneta che diminuisce, dove va a finire questo risparmio? C'è qualcosa che mi è sfuggito. La seconda cosa è questa, a me sembra che, sicuramente mi sbaglio, ma il tasso negativo sia quasi il contraltare che è la stampa della moneta, no? Perché se la moneta diminuisce di valore, a un certo punto, come lei ha detto, ci sarà qualcuno che dovrà stampare per volta moneta, perché altrimenti la moneta finisce, no?
Bene, ma non è la stessa cosa che stanno facendo adesso le banche centrali, come la banca inglese si sta stampando moneta per correggere l'economia. E alla fine, sì, è vero che serve proprio per moltiplicare il movimento della moneta e quindi creare il famoso moltiplicatore che abbiamo studiato all'università, eccetera, eccetera. Alla fine mi sembra che l'effetto sia magari inizialmente diverso, ma l'effetto poi è sempre quello. Cioè si cerca di far girare l'economia attraverso la stampa della moneta. Scusa, ti hai fatto la domanda? La passiamo due, sì. Ok, continuiamo, ci sono ancora due domande. Tre, no, ti alzi gentilmente e vieni qua. Terza domanda, poi c'è la quarta e poi le risposte. Allora, mi chiamo Cesare e volevo fare due domande, entrambe. La prima è questa, prima si è parlato delle risorse che sono infinite in quanto informazioni. Allora mi domando, la moneta che serve per contare queste risorse è essa stessa infinita? La seconda domanda invece è questa, per quanto riguarda l'emissione della moneta, che abbiamo visto si è passati dagli stati alle banche centrali, cioè delle entità che stavano al di sopra dell'insieme delle persone, delle aziende. Nel caso di Buonisconto, ad esempio, qual è l'entità che sta al di sopra del gruppo di aziende che garantisce, non so, un minimo di regolarità, un minimo di diritto? Grazie. Prego, quarta domanda. Ci arrivi? Forse sì, no, sono un po' in confusione, ne avevo tante e ne faccio una mezza. Premetto la mia confusione da quasi 40 anni, 35 anni da quando ero in Bocconi e le stesse problematiche sollevate le sollevavo i professori e mi dicevano è così, studiavo massa monetaria dicendo, capivo come mai qualcuno avesse di suo arbitrio definito delle regole che secondo me non erano reali ma erano per l'appunto convenzionali imposte. Detto ciò, la cosa banale e sciocca, secondo me c'è alla base di tutto un piccolo errore di concetto, cioè che se io stampo moneta, effettivamente se considero che c'è dell'interesse insito dentro questa moneta, io non sono mai in grado di rimborsarla, perché quanto me l'hai data, io un minuto dopo non sono più in grado di dartela indietro, perché mi dai 100 ti dovrei dar 101, e già lì vuol dire che il sistema è di per sé stesso fallato e sbagliato. Ma nella realtà, tornando ai giorni nostri, così ci sono finezze che secondo me e giustificano anche il fatto che oggi, se non ho ben capito, la possibilità di emettere moneta, di gestirla, di tirar su l'interesse, soprattutto di poter manovrare l'interesse, che mi rende domani mattina, se qualcuno vuole, un poveretto, o mi rende domani mattina, se qualcuno vuole, un grande ricco. Perché se io oggi mi impegno con rate, mutui, di qua di su di giù e poi mi cambia l'interesse, può darsi che io sia costretto a vendere tutto perché non riesco a reggere il ritmo di aumento dell'interesse. Detto ciò, la cosa poi che io mi sembra quasi assurda è che appunto la possibilità di creare moneta fa parte delle banche. È permessa solamente alle banche e le banche sono solo private, quindi è un'altra problematica veramente che indica che questo circuito è veramente sbagliato. Ma la mia domanda che risolve un pochino a queste cose è questa: ma oggi il debito, noi parliamo di debito pubblico però effettivamente è composto, penso, da un debito dovuto all'interesse che gradualmente matura e che probabilmente non saremo mai in grado di ritornare indietro, però una parte è anche dovuta a dei debiti che io ho fatto per questioni reali, cioè non solo per gli interessi. Cioè quando noi diciamo, a volte si sente dire cancelliamo il debito e via dicendo, il debito mondiale di tutti noi paesi che siamo in rosso, il creditore chi è? Sono solo le banche o c'è qualche paese che potrebbe dire se non annulliamo, però ragazzi io ho prodotto un mucchio? Siamo tutti debitori e creditori. Questa è la cosa che è assurda. Al momento, chiedo scusa, ultimo. Sì, sono Alessandro. Non ho capito un passaggio, delle imprese che si coalizzano, danno una parte in euro, una parte in buoni. Il buono perde valore col tempo, viene ritirato e viene equiparato del denaro. Viene cambiato. Chi monetizza? Chi è che ha il potere di far diventare? Okay. L'altra domanda. Grazie. Cioè chi gestisce il sistema? Prego.
così è possibile. Un'altra, sì. Ah, va bene, lei non si è prenotato. Sì, mi ha detto. Sì, sì, allora sì. Chiedo scusa a tutti. Prego. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto chiedo scusa se intervengo, conosco, abbiamo avuto il piacere di conoscerci in quel... si accomodi se vuole guardare. Sì, forse meglio perché volto le spalle alla, alla telecamera. Alla telecamera. Allora mi metto qua. La domanda. Allora, innanzitutto con le presentazioni. Sono Fausto Tomaselli di Arcipelago Scena. Ringrazio Simone con il quale abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci appunto a Porto Catone quando abbiamo trattato per diversi anni problemi di questo genere, quindi con la nascita di Arcipelago Moneta inizialmente e successivamente diventata poi Arcipelago Chef, praticamente questi temi sono anni e anni e anni che vengono affrontati appunto su questo gruppo di discussione. Condivido al 100% diciamo così la denuncia della struttura del sistema monetario nella quale noi ci troviamo. La proposta, se mi posso permettere in questo senso, è un po' in antitesi con quella che è la denuncia, cioè in sostanza non si fa altro che uscire da una gabbia per entrare in un'altra. Però io qui perché visto e considerato che in sostanza noi abbiamo degli aggregati finanziari che sono 8-10 volte le necessità reali del prodotto interno lordo che si scambia sul pianeta, quindi non è un problema di carenza di moneta, è un problema di carenza di circolazione, e finché non comprendiamo il perché c'è questa carenza di circolazione, cioè quindi perché c'è un'idropora che, come giustamente la signora ha detto, è più conveniente investire nella finanza che nell'economia reale, punto. Quindi se io ho un'idropora che mi tira su il liquido dallo stagno, va da sé che nelle periferie poi... Non solo, ma è stato detto che tutti i beni mondiali sono l'1% del denaro invece virtuale. Ufficialmente sono 8-10 volte, ufficialmente sono anche molti di più, ma quindi allora però non è questo il momento di, visto e considerato che Simone sta presentando il suo libro, non mi sembra neanche corretto intervenire con questo discorso, per cui abbiamo dobbiamo polemizzare, polemizziamo, io lo sai che con l'arcipelago lo Scheck, che peraltro lo Scheck come sai nasce da un seminario su un altro libro, mio libro. L'abbiamo fatto insieme. No, dopodiché abbiamo polemizzato e ci siamo, siamo separati. Non era una domanda, era un'affermazione. Se, visto e considerato, grazie signore che cerchiamo soluzioni, dobbiamo comprendere che le masse di denaro c'è, ma non circola. E non circola perché c'è interesse affinché si trovi da qualche altra parte. Quindi detto questo, perché altrimenti se lavoriamo sugli effetti e non sulle cause, rischiamo di aggravare ulteriormente il problema. Però qui chiudo, voglio, sul nostro sito ci sono tutte le indicazioni. No, io sarò felice perché sul sito, e parlandone anche con Paoletti e con De Paoletti, non sono mai riuscito a capire per quale ragione Arcipelago Chef è contrario alla sommetta. Non riesco a capire. In realtà non c'è una ragione. Non c'è, non hai spiegato nulla. Perché se mi dici, allora cominciamo a dire una cosa. Nel mondo, la liquidità del mondo è fatta da 800.000 miliardi di dollari, dati del 2010. 800.000 miliardi di dollari, di cui il 75% sono derivati, il 12%, il 13% sono titoli del debito pubblico, dei debiti pubblici dell'area del mondo, l'11% è moneta bancaria,
che è la cosiddetta M2, cioè la moneta che viene creata quando tu vai in banca, chiedi un mutuo di 10.000 euro, no? E la banca te lo dà, crea quella moneta lì. Quella, e l'1% sono le banconote e monetine che circolano. Bene. Il PIL del mondo è di 64.000 miliardi di dollari, cioè la liquidità del mondo è circa 14 volte il PIL del mondo. Il problema qual è? È che, uno, questa liquidità è tutta essenzialmente debito, tutta, compresa anche le monetine e le banconote che circolano. Salve le monete, quelle no. No, le banconote sì, perché le banche centrali quando emettono moneta se la mettono nel debito, se la mettono nel passivo del bilancio, per cui è tecnicamente il debito. No, tutto il resto, la moneta bancaria è debito per definizione. Notate che la moneta bancaria, quando tu restituisci tutto, no, alla banca, no, viene cancellata per la parte relativa a sorte. Tu chiedi 10.000 euro, no? I 10.000 euro che ti dai alla banca come sorte vengono cancellati. I 5.000 che ti dai come interesse, no. Vanno negli attivi. Vanno negli attivi della banca. Ok? Quindi, no? Sì, sono il patrimonio, però attivo sono, no? Attivo diventa. Non è moneta che non è stata creata, invece quello che detto perverso per cui, ma come dicevano lui, no? E se lo dicevi da 100, perché devi da 110, ma i 10 non ci sono, o meglio, ci stanno soltanto se qualcun altro si indebita nel sistema, quindi il debito cresce sempre, necessariamente. Allora, il punto qual è? Perché tutti questi soldi non circolano? Non circolano perché non c'è interesse a farli circolare, in certi momenti, no? Due, non circolano perché c'è qualcuno che li detiene e se li tiene per di nascosto. Certo. Non bene, perfetto. Allora come si fa a convincere questi signori a mettere i soldi in circolazione? Beh, sapete che da 25 anni che in Giappone ci provano a convincerli e non riescono a convincere. Quindi? Allora, non ho mica capito, scusa, hai detto questo, però l'unico modo per convincere è il tasso negativo e i giapponesi lo stanno facendo. Lo vogliono fare. Fukao, che è responsabile, che è il presidente della Banca Centrale Giapponese, è responsabile della Banca del Giappone, no, nella Bank of International Settlement, che è la banca delle banche, no, la banca centrale della, no, propone per il Giappone l'unico modo per uscire dalla deflazione e dalla trappola della liquidità è il tasso negativo. Non c'è altro sistema. Spero di convincere gli investitori, i quali investitori peraltro ci devono spiegare in base a quale, a quali meccanismi hanno accumulato non i 10.000 euro, i 100.000 euro o i 500.000 euro di risparmio che ci può avere la famiglia piccola, media o no, di un certo livello, ma i 30 miliardi di dollari, 50 miliardi di dollari, questi risparmiucci qui, capite? Che sono tutti quanti i soldi che hanno fatto. No, con gli interessi, come diavolo vedo che l'abbiamo fatti. Possiamo continuare a rispondere alle domande? Tanta ricchezza, sì. Però non è fatta solo con gli interessi. Io penso solo al cantante di conosciutezza o chi fa l'invenzione o chi per una questione di moda crea un qualcosa che viene desiderato dalla gente. Cioè tutti, io noto che le persone, tante persone ricche, non sono ricche solo perché hanno accumulato questo interesse, sono ricche perché sono riuscite a convincere la gente di un qualcosa che potesse aver valore. Prima si diceva la pietra giustamente non era considerata pietra nell'antichità perché era pietra e non è il plutonio, finché uno non sapeva che fosse plutonio non gliene fregava niente a nessuno, poi quell'oggetto ha ricevuto. No, intendo dire, non è che sia proprio vero che solo chi è diventato miliardario probabilmente ha accumulato i soldi a causa dell'interesse. Non penso che sia solo. No, non è questo, devo ancora rispondere. Posso rispondere alle domande su. Sì, grazie. Okay. Allora, andando velocemente, chi gestisce, chi gestirebbe il sistema? E l'altra domanda era, ma l'investitore che ha dei risparmi. Allora, chi gestisce il sistema? Se un insieme di imprese si mette d'accordo per far circolare localmente il suo buono sconto, il sistema di imprese si associa in una cooperativa finanziaria che gestisce quel buono sconto. Quindi è il sistema di imprese.
secondo concetto di base, seguitemi perché è veramente di base. La moneta che abbiamo descritto fino adesso, con i meccanismi che vi abbiamo descritto, si crea sul debito, ok? Quel buono sconto è l'altra parte, è rivoluzionare nell'altro modo, perché io quello lo creo nel momento in cui pago il lavoro. Cioè, quando è che metto il buono sconto? Quando l'insieme di imprese si mette d'accordo e parte dei salari lo dà salari a pagare il lavoro fatto, non il lavoro futuro dei prossimi 20 anni, ok? Se io uso il buono e lo conio nel momento in cui pago il lavoro fatto, sto ribaltando il sistema, ma anche dal punto di vista strutturale. Quando risparmio, dove li metto? Il buono sconto non è tutta la moneta. Il buono sconto, nell'esempio che facevo prima, io è il 20% del salario, quindi ho comunque euro, ok? Quindi se io risparmio l'euro, se ho quando in tasca il buono sconto lo spendo di corsa e mi circolerà molto più velocemente dell'oro attuale che c'è negli Stati Uniti, proprio perché mi diminuisce di valore e anche velocemente. Quindi è ovvio che non accumulo con il buono sconto. Sì, no, esattamente, perché in realtà stiamo parlando di due cose diverse. Io la cosa del buono sconto non mi convince per niente, ed era più o meno la stessa logica dello scelto, anche se poi mi ha un tasto negativo a questa parte di moneta, ma sostanzialmente è la stessa cosa. Lo scelto che secondo me in questo momento è diventata una cosa di potere, non è diversa da uno sconto che sta la standard, la cosa, la Bettinelli ti fa pagare 15% di su, ho detto molto. Qui o si cambia, si rovescia la logica della moneta, no? O dei meccanismi della moneta, oppure non riusciamo. Se tu devi accumulare denaro, siamo per prima, che accumuli 10, 15, 20, 60, 80 o che altro, e il meccanismo è sempre lo stesso, perché poi comunque arrivi in una situazione in cui il totale degli strumenti finanziari, peraltro che hai sul debito, no? Sono 14 volte più del mondo, no? E stanno mangiando gli stati, ma ci rendiamo conto del fatto che questi fanno fallire gli stati interi, non le aziende, le società o che altro, che vabbè, la grande azienda, la grande banca che fallisce a poca idea sono uguali, no, lo stato intero con tutti i suoi cittadini, preso e venduto, in parte loro è portato in Finlandia, l'isola di Chios portata, che ne so, negli Stati Uniti, che è anche capace di fare una roba del genere, se se la compra qualcuno, ma che roba è? Ma di cosa stiamo parlando? È pura follia. Il risparmio nel sistema della tassa, la cosa funziona in questo modo, c'è il tasso negativo, perché non ci deve essere l'accumulazione, l'accumulazione per accumulazione si intende, no, il fatto che ci siano delle grandi masse di denaro. Tuttavia c'è ovviamente un meccanismo che contempera e che salva il piccolo risparmio, quello fatto per stare meglio, del tipo che dato che ogni persona prende il reddito di cittadinanza e il reddito di cittadinanza è una somma, questa somma è, mettiamo che sia 1000 euro al mese a testa, la banca, okay? In un anno è preso 12.000 euro, mettiamo che il tasso negativo sia il 5% all'anno, questo più o meno dovrebbe essere una realtà come la nostra, lo dava la Federal Reserve, il centro studi della Federal Reserve diceva che due anni fa era giunto a avere un tasso di 2,5%, no, per rilanciare l'economia. Mettiamo che sia il 5%, questo significa che su 100.000 euro ne perdi 5.000, però ne perdi 12.000, questo significa che bastano 200, che con 240.000 euro di risparmio stai pari, se sono perdi. Okay? Tra quello che ti dà lo Stato e quello che tu ci rimetti come tasso, ci rimetti tra virgolette come tasso negativo. No? È chiaro che su queste piccole, una famiglia, mezzo milione, no, due persone saranno, no? Fino a mezzo milione le pari, quel reddito di cittadinanza. Diciamo, tu non lo uso per altri se lavori, se c'è quel risparmio per garantirti il domani, no? Anche a parte il fatto che secondo me dovrebbe essere presente in una società che ti garantisce di vivere dando un reddito di cittadinanza. Quindi non è il piccolo risparmio che viene. Non è quello il problema, no? In Italia ci sono 800 miliardi di unità adesso, gli strumenti finanziari in Italia sono 12.000 miliardi, oggi,
Nessuno che pensa di mettere una piccola impostuccia dello 0,3. No, del 3%, dello 0,3. Vabbè, questo che ci sto dicendo, che quello che dobbiamo fare è cambiarlo questo mondo, cioè costruire un ambiente diverso, costruirci la nostra mente, perché di questi soldi qui non sappiamo cosa diavolo farne. La guerra contro l'ignoranza è invece più semplice ancora. Cosa sono che dico? Se la guerra contro i poteri forti, l'economia, la politica corrotta è difficile, quella invece contro l'ignoranza è facile. No, ma si tratta, guarda, di tutto è questo. Non dobbiamo fare la gente, non è che devi convincerla del fatto che questo non si serve, glielo devi far vedere che è diverso. Se tu riesci a costruire un ambiente economico ed è conveniente all'impresa che ha le eccedenze, no, che non sa che diavolo fare, deve smaltirle, ha dei costi, tu dici non dalle a me, se ti do questi pezzi di carta o questi pezzi elettronici. Conviene per creare, per esempio, esperienze come quella della riappropriazione del territorio, come dicevo prima a Roma, no? Cultura, software libero, no? Benissimo, ok, ce lo paghiamo tra di noi, per esempio, con questo tipo di moneta. Possiamo riuscire a creare, no, in una situazione in cui, no, il denaro non circola e la gente ha difficoltà, no? Possiamo creare un ambiente in cui è possibile coprire con gli ottimi costi. Quelli alimentari, per esempio, utilizzando certe cooperative, sono d'accordo con il fatto di utilizzare prodotti di questo genere. Non so. Paola, scusa, io volevo risponderti così. Secondo me quello che bisogna capire è che la politica e la finanza non sono mostri marziani. La politica e la finanza sono quelli che si muovono rispetto a quelli che non guardano, non si informano, non fanno, ma delegano. La politica, la finanza, siamo noi. Siamo noi che abbiamo permesso a chi voleva farsi furbo di fare il furbo, perché le decisioni le hanno prese col nostro consenso. Perché se non è una barzelletta che ciascuno vota, vota col portafogli, quindi questo no, e vota col voto, vota o no. Quindi quello che sta succedendo non è colpa del papà, ma è colpa delle persone, noi, che abbiamo permesso che accadesse. Quello che sto dicendo, ma fammi dire solo mezza parola, perché sennò ho paura che non esca il quadro, perché il discorso è lontanissimo ma è anche vicinissimo, perché anche senza studiare un tubo, anche senza guardare i grafici, quello che tutti noi sappiamo benissimo è che noi siamo persone che hanno un inizio, una fine, mentre il denaro no, perché c'è l'eredità. Quindi esiste un problema, cioè quello che nasce col debito e va a morire lasciando un debito oppure un'eredità. Questo è il punto. Quindi se le persone devono competere con l'eternità del denaro avendo una vita finita, già è un problema, cioè le risorse non sono infinite, le persone nemmeno, mentre il circolante è sempre aumentato, da che mondo, da che esiste il debito, è sempre aumentato e mai verrà ripagato. Se partiamo da qui, possiamo anche partire da dire non ci prendete più in giro, quelli che ci avete già rubato tutto fino a qui, a noi e ai nostri nonni, ci avete messo in schiavitù, obbligato a lavorare per un salario che non era neanche lontano niente quello che voi ci guadagnavate sopra. Questo è il punto, ed è ancora vero adesso. Dobbiamo autonomizzarci nella rendicontazione finanziaria esattamente come in quella economica, perché i soldi non si mangiano. Loro resteranno loro affamati, perché noi non gli venderemo più il pane. Noi dobbiamo comprarci i terreni con cui coltiviamo il pane e ce lo scambiamo tra di noi il più possibile in modo equo rispetto alle risorse impiegate, siamo noi che lavoriamo, che consumiamo, che studiamo, quindi rifarci la nostra moneta non è altro che un'autodifesa da mettere in atto. Io avevo invitato un signore del PIR, che vuol dire noi in tedesco, che è la banca svizzera che è nata dopo i fallimenti del 29, per far circolare crediti e debiti che si compensano dentro il circuito delle imprese, in modo che il circolante non sono solo le banche,
forme, ma anche le imprese stesse si autonomizzano. Questa autonomia del denaro alternativo, ma lei lo sa che... Ma lei non può far finire, magari lei... Ha ragione, scusi, però ha detto delle cose molto precise. Lei lo sa che per legge la moneta la può stampare esclusivamente la banca centrale? E noi stiamo parlando di politica, infatti, perché noi vogliamo che in questa fase di critica, in una fase in cui tutto viene messo in discussione, anche la nostra stessa vita, il diritto di sopravvivere, politicamente dobbiamo approfittare della crisi per fare una proposta politica chiara, che sia che noi abbiamo diritto di crearci in modo autonomo, senza creare danni a nessuno, di avere la libertà di avere una nostra moneta. Siamo noi. Allora noi non intendiamo lasciare la situazione, non gridare addosso. Allora è un fatto politico, dobbiamo essere consapevoli che visto che c'è una grossa crisi, dobbiamo prendere l'occasione adesso di fare una proposta politica, di renderci liberi, perché non c'è motivo per non darci la libertà di disporre del nostro lavoro, del nostro denaro, del nostro, della nostra capacità di relazionare tra loro delle imprese, e ci mancherebbe altro. Queste cose vanno dette perché c'è gente che nemmeno lo sa che è vietato, ok? Quindi va presa questa iniziativa politica adesso. Grazie Gilda, vi volevo dire che abbiamo poco più di 20 minuti, lascio 7 minuti a Mara Giustini e poi vorremmo sentire anche Davide Bono, se non è scomparso, ma velocemente perché siamo agli sgoccioli. Marco Giustini, che è consigliere municipale 5 Stelle a Roma. Non andiamo là, allora. Devi portare il mio. Questo è stato il ragionamento delle 5 Stelle di Milano e credo che non sia un caso, perché sentendo le proposte che avete sentito appena adesso, se voi ci pensate un attimo, il meccanismo con cui andate con le 5 Stelle, cioè le liste civiche sul territorio di altre città di comune, probabilmente dovrebbe essere lo stesso meccanismo con cui nasce con un sistema economico alternativo. Cioè, quindi noi sostanzialmente siamo di fronte, credo, a questa crisi economica che ci colpisce profondamente, siamo di fronte alla possibilità di creare un movimento 5 Stelle economico. Cioè, come abbiamo creato questi anni come movimento politico, si tratta ora di fare quello economico. E questo è secondo me il complemento necessario per il cambiamento. Cioè, se cioè, il cambiamento non può essere solo sulla politica, ma siccome l'economia impatta direttamente sulle nostre vite, no? E qui ci sono persone che sono lavoratori dipendenti o titolari di impresa, che vedono direttamente sulla propria pelle la crisi. Quindi la cosa interessante, a mio parere, che emerge sia dalle proposte di questo ragazzo che di Simone, è la possibilità che questo cambiamento avvenga in maniera decentrata, cioè che non sia centralizzato da un'autorità centrale che fa il cambiamento, no? Ma che sia in qualche modo possa replicare lo stesso meccanismo con cui si sono sviluppate le liste civiche. Cioè se noi adesso sostanzialmente qui ci sono vari modelli, no? Però li definiamo in modo semplice. Domani un consigliere regionale propone una legge per la creazione di una moneta regionale, primo modello, centrale, no? Cioè nel senso centrale ma comunque locale, no? Quindi voglio dire, che ne so, Davide Bono, facciamo un nome. Sembra un consigliere regionale. Propone una legge per l'istituzione della moneta di Montesi. E per questo chiaramente qualcuno dovrà votare la legge, però questo è un piccolo scoglio, diciamo così. E quindi chiaramente è comunque un inizio locale, no? Che però l'inizio locale non è che la moneta è locale, ecco, facciamo attenzione, la moneta inizia locale perché inizia dal punto d'attacco dove può partire. Viceversa abbiamo le cooperative, abbiamo una cooperativa madre che federa al suo interno cooperative di vario genere, cooperative, ne so, di produzione energetica, cooperative agricole, produzione di
reddito d'acquisto, no? Al, diciamo, alla produzione informatica, cioè abbiamo un'entità locale che per esempio se voi conoscete l'economia solidale potrebbe essere il distretto di economia solidale, no? Tanto per fare un esempio concreto, abbiamo questa cooperativa sostanzialmente che ha uno strumento, perché qui come giustamente diceva questa persona lo sceglie, cioè che non è un problema legale. Come si affronta questo problema? Per esempio attraverso l'obbligazione. Le cooperative possono emettere obbligazioni. Le obbligazioni sono una forma, un titolo, che può essere usato come se fosse una moneta. Poi la spiegazione se vuoi l'ha fatto Nicolò Simone, che è quello che ha, diciamo, definito questo concetto, e lui l'ha chiamato titolo a tasso di arrivo. Quindi in pratica una moneta è una moneta legale, no? Che non è una moneta, perché non è un'obbligazione. Emessa da una cooperativa all'interno ci sono tutte le cooperative di un'area, in una zona locale, che costruiscono il fatto di comune luogo. Quindi praticamente all'interno, tra i soci della cooperativa, che possono essere aziende, questa cooperativa, si viene a costruire sostanzialmente una comune locale che ha una propria comunità. E quindi anche i soci avrebbero i livelli di cittadinanza. Quindi abbiamo prospettato un modello, diciamo, statuale, comunque istituzionale, un modello, diciamo, privato. E poi c'è un terzo modello, che se mi riesce a far partire il video, e questo è stato reso possibile da qualche anno, cioè esattamente nel 2009. Speriamo che l'audio funzioni. Aspetta. Il confronto alternativa Bitcoin. Un attimo, qua. Cos'è Bitcoin? Bitcoin è la prima moneta digitale decentralizzata. Bitcoin sono soldi digitali che puoi inviare qui. Il confronto internet. No. Che cazzo. Scusate, vediamo. No, aspettiamo, no, perché è caduta la linea. Vai avanti un attimo, mi batti tu, bestemmi il tuo. Allora, nel 2009 nasce Bitcoin è il primo esempio di moneta che è fondato sulla crittografia. Cioè la crittografia è sostanzialmente il sistema matematico con cui funziona il sistema bancario. Volendo essere molto semplice. La crittografia praticamente permette di individuare in modo univoco le unità monetarie, cioè in pratica la moneta non è falsificabile, questo è il concetto. Al contrario, diciamo, di altri sistemi, no? Che non sto a descrivere. E c'è un'altra caratteristica che è molto importante, funziona nell'emissione in un modo completamente opposto all'attuale emissione monetaria. Allora, l'emissione monetaria è centralizzata, questa invece è una emissione decentralizzata, cioè funziona per chi ha praticità con un sistema di scambio della musica come piano, cioè funziona come pure, allo stesso modo di piano, cioè il software per l'emissione monetaria sta residente sul computer di tutti gli utenti che partecipano al sistema. Ci sono? Ci sei? No, qui è una tragedia. Piano? Questo è un pro. Bitcoin è la prima moneta digitale decentralizzata. I Bitcoin sono soldi digitali che puoi inviare a mail. Il confronto alternativo Bitcoin ha un vantaggio. I Bitcoin sono trasferiti direttamente da persona a persona via rete senza avere a che fare le compensazioni. E quindi i costi sono assai minori. Puoi usare tutte le azioni, il tuo account non può essere bloccato e non ci sono prerequisiti o limiti a entrare. Vediamo come funziona. I Bitcoin sono generati attraverso internet da chiunque esegue una diffusione gratuita chiamata minatore.
convenienza è un aspetto essenziale. La cosa che si compra. Il Bitcoin è una moneta free soft, cioè è soft contro come il rispetto. Questa cosa è un aspetto leggi che cambia il mondo perché a partire da questo software della moneta, usando quello stesso codice, è possibile costruire infinite monete che si adattano a diversi sistemi economici. Un progetto che esiste già, che si chiama FreeCoin, è in corso di sviluppo da agosto, e adatta il modello del Bitcoin al modello monetario di Simone e del signore Quadrante. Cioè, in pratica, c'è un corso di sviluppo la moneta elettronica non tracciabile, cioè significa che domani, se lo Stato dice io voglio chiudere il sistema monetario, devo andare a chiudere il computer di tutti gli utenti che hanno il software sul proprio computer, cosa impossibile, e quindi risolve di fatto il problema di alcuni signori. Questo è il terzo passaggio, cioè nel senso si inizia localmente e si arriva qua. Quindi in pratica esiste lo strumento tecnico per permettere la costruzione di un sistema monetario indipendente dalle banche, autonomo, con caratteristiche proprie, con la distribuzione della ricchezza attraverso la dipendenza, qui e ora, a distanza del tempo necessario per finire di sviluppare il software. Grazie. Cominciamo, sì, non possono sedersi qui gentilmente quelli che fanno domande, così passo il microfono. Prego, si sieda. Già seduto. Quanti siete? Due, tre. Tre. Una domanda su... Scusi. Prego. Una domanda su Bitcoin. Se perché il Bitcoin ha bisogno di un computer, adesso chi ha più soldi riesce a comprarsi computer più veloci, quindi che creano più facilmente Bitcoin, quindi non vedo come se ne esce, oppure vorrei capire come se ne esce, se dipende tutto dalla velocità del computer, quindi della produzione. No, Bitcoin è un meccanismo che consente di creare denaro senza rinunciare a cercare, cioè molto sulla base di un quinto che dobbiamo dare a creare. No, il creatore di Bitcoin ha fatto l'algoritmo per cui i Bitcoin vengono creati secondo i criteri, noi creeremo un algoritmo che segue i criteri che dicevo prima, no? E cioè l'interdipendenza, l'equilibrio tra attività e circolazione e quantità della moneta, quindi più gente c'è più quantità della moneta, e così via di tasso negativo, no? E software, la cosa interessante è che è uscito questo software che consente, no, di gestire un sistema complesso senza un server centrale. E quindi praticamente è inattaccabile da chi che sia. Questa è la cosa fondamentale. La mia domanda era sul problema del Bitcoin, che adesso non c'è niente, tutto qua. Il Bitcoin, lascia vedere. No, ok, vabbè, avete parlato di Bitcoin. Era per dire che esiste lo strumento che può essere molto. Un'altra domanda? Allora, io vorrei fare una domanda molto semplice. Perché io sono una pensionata che mi devo 100 euro al mese e devo stare dentro dei 1.200 euro al mese, perché se io sfogo i 1.200 euro che faccio crack come le banche. Ma io volevo capire un'altra cosa, me lo dovete dire voi che cos'è, cosa sono i paradisi fiscali delle Caimans, delle Santo Domingo, della Svizzera e soprattutto anche di San Marino. Me lo spiegate, se si può intervenire su quei paradisi fiscali, chi porta i soldi là? Io come pensionata li posso portare i soldi là? Non penso proprio.
questa è la mia domanda. Si combattono in comunità. In teoria si può portare. Sì, sì. Non lo so se stanno capace di però c'è a dire il punto che tu non puoi fare non solo ti chiedono i soldi per te. Perché è un paese considerato nonostante che è diventato il primo che è diventato si può intervenire su questi paradisi fiscali? Il problema qual è? Che cosa è il paradiso fiscale? È un posto in cui la vera tasse non c'è cosa pagano di meno rispetto allo Stato che lo considera tale per accumulare ricchezza monetaria in Svizzera in Svizzera l'IVA è 8%, le imposte sulle persone fisiche sono il 18%, sulle imprese il 13%, quindi siamo a livello di tassazione, qui sembra un miracolo, no? Intervenire, io direi che la cosa che dobbiamo fare è che se venisse introdotta, quanto sarà introdotto, no? Se venisse, perché l'unica soluzione per salvare il mondo del disastro. Quando sarà introdotta una moneta tasso negativo, il paese fiscale non ha più senso. Non ha proprio più senso. Perché? Perché non si fa. Ma non si fa perché ci sono alcune persone, se volete, che quell'1% lì, no? Che dispone del 30 per 23, 24 negli Stati Uniti per cento della ricchezza degli Stati Uniti, ma diciamo che dispone di grande parte della ricchezza del mondo. No, e ne rispondono per una ragione molto semplice, perché sono in grado di comprarsela, cerchiamo di capire, 800, di quegli 800 mila miliardi di dollari, una parte consistente, no? È in mano a queste persone. Quando si parla di ricchezza, non si parla di ricchezza finanziaria, si parla di ricchezza complessiva, no? Con quella ricchezza finanziaria non si possono comprare più volte tutto ciò che facciamo prima di noi nel mondo. E sono soldi, sono inventati loro, sono la loro arma, quello che sono dato un carro armato, no? E uno dice, ma perché era fatto di aperto? Oppure si va. E si crea una situazione in cui il carro armato non si raggiunge. Ok, passi dalla fine. Noi dobbiamo passare il fiume, andare dall'altra parte del fiume e creare un mondo in cui la moneta sia libera. Una domanda perché ci stanno cacciando, si sieda lì e si prepari cercando di essere concisi, grazie. Allora, la mia domanda è su Bitcoin. Se non ho capito bene, si parlava di firma digitale per il sistema di transazione decentralizzato. Allora, passando al video, c'è scritto si firma digitale e si nega. Il problema è che la firma digitale è appannaggio di banche e stati. Esatto. Quindi non si può dimettere la autorità di certificazione se non si passa attraverso il sistema statale. E lui che è l'esperto di discorso attualmente è lo stesso stato parlamentare in cui si trova la Newell. Cioè Newell formalmente lo scambio dei file, lo smettere in modo musica e film è proibito dalla corporation, ma di fatto la gente si scambia i file su internet. Cioè quindi il nodo chiaramente è complesso. Una moneta non è esattamente come nulla, però una fase iniziale, no, tale a permettere la diffusione del sistema, potrebbe essere la soluzione, cioè nel senso che voi immaginate solo la facilità, no? Del creare un network con una moneta elettronica che tu per esempio ti puoi scambiare da un cellulare all'altro con Bluetooth, prendiamo per dire che ti puoi scambiare la moneta da un cellulare all'altro con Bluetooth, no? In un sistema del genere è istantanea la reazione cioè una volta che c'è quindi una rete di accettazione che potrebbe essere fatta dalla cooperativa di cui parliamo, il sistema è paralegale, no? Se si adotta la moneta elettronica ed è al contrario di una moneta cartacea, è espandibile all'infinito.
c'è il Piemonte e c'è l'Italia italiano, l'Italia italiano, cioè nel senso non ha dei limiti, no? Territoriali, ok? Quindi è noto che è chiaramente quello della creazione della rete di accettazione, cioè il come diceva prima un ragazzo che fa insieme a cioè perché un'azienda dovrebbe accettare? Per il semplice motivo che abbiamo detto prima, cioè se un'azienda sta fallendo perché riesce a competere in un mercato del genere, che alternativa c'ha prima del fallimento, no? Quindi potrebbe scegliere una strada del genere. Cioè noi, io e Domenico Simone ci occupiamo di questo tema da una decina di anni, no? Io ero nel 2001 in Argentina quando ci fu il crack economico. Lì si svilupparono decine di monete locali, più di 1 milione di persone usavano le monete locali. 10 anni fa questi temi erano visti come una follia, no? La differenza che passa tra 10 anni e oggi è che si è verificato quello che noi prevedevamo, cioè quello che è successo in Argentina è successo in Europa. Crack, ok? Quindi sostanzialmente noi ci ritroviamo nelle stesse condizioni con un piccolo vantaggio di avere delle tecnologie che prima non c'erano. Quindi noi, se vogliamo in queste condizioni la volontà legata sia alla necessità, perché voglio dire chi fece il movimento che prende l'Argentina nel 2001 non erano persone che si divertivano, erano persone che lo facevano per campare, per riuscire a sopravvivere. Quindi noi che ci troviamo come lavoratori dipendenti, come proprietari di azienda, in condizioni tali che magari il nostro posto è a rischio o la nostra azienda sta per fallire, abbiamo una strada di uscita, questa è la strada di uscita, però è una strada di uscita legata alla connessione, cioè alla collaborazione, no? Quindi una rete di collaborazione che viene data da questo modello. Vanno connesse le persone che hanno il mondo stesso bisogno. L'importante è che si capisca che la moneta, questo voce, può non essere gestita dalla moneta. Secondo, che la moneta ha interesse negativo, risolve tantissimi problemi. Ovviamente prima di tutto il fatto che non c'è interesse di nessuno a accumularlo, è chiaro. Terzo, come viene emessa e con quale strumento viene gestita, sostanzialmente è abbastanza marginale. Dipende da che azione si vuole fare. Cioè, si vuole tutto d'un tratto uscire dall'euro, uscire da Maastricht, allora diciamo ci riappropriamo della sovranità monetaria e ci facciamo la nostra moneta. Si vuole usare una base monetaria di un certo tipo o una base monetaria di un altro tipo, sono sostanzialmente sono dettagli, si usa solo una moneta elettronica o non è questo dal mio punto di vista il vero punto. Il vero punto è che si inizi a pensare e soprattutto a diffondere informazioni che non è vero che la moneta deve avere un interesse positivo, non sta scritto da nessuna parte, anzi che questo è problema del sistema monetario che da 3 secoli a questa parte abbiamo, è esattamente il problema. Ce l'avevo anche nell'antica Roma, anzi, sì, no, c'è già scritto qualcosa, no, c'è scritto per il denaro, non produrre. Sto parlando della moneta proprio come la conosciamo noi e delle banche che conosciamo noi. Peraltro, i derivati li abbiamo inventati in Italia e le banche li abbiamo inventati in Italia. E a questo proposito vorrei ricollegarmi con non è proprio una domanda, è una affermazione, nel senso che quello che abbiamo visto oggi è qualcosa che va a complementare il sistema monetario che abbiamo oggi. Il problema è che non usciremo mai da questa situazione fin tanto che la sovranità monetaria non tornerà ai singoli stati, quindi sarà poi lo Stato a gestire l'emissione di denaro a interesse negativo. No. Non è necessariamente statale. Si autolimita. Però capiamo che finché rimane complementare, da una parte abbiamo un sistema che crea debito, dall'altra che lo smantella, ma che vada negando a pagare i colpi, insomma, anziché cambiare e proporre un sistema. No, se quelle
effetto di una doppia regolazione, è una regolazione estremamente interessante, ed è questo che per una legge economica, la moneta cattiva scaccia sempre dal mercato quella buona. Allora una moneta a tasso negativo è considerata negativa, lo spende più presto possibile, no? Una moneta che non ha tasso negativo rispetto a quella che ce l'ha è considerata una moneta buona, posso tesaurizzarla, cioè me la tengo a casa o il materasso in banca dove pare. Ma immobilizziamo il capitale? No, aspetta, anche se circola una moneta grande, circola la moneta cattiva e quell'altra viene tesaurizzata, ma di che cosa tesaurizzi? È un debito. Sì, sì, che ho capito, avviene che tutto quanto la circolazione della moneta sarà concentrato su quella negativa, proprio appunto a scadenza. Se arriverà ad avere un accumulo totale di quella che era già vecchia precedente. Quella vecchia, quella lì. Prima o poi qualcuno potrà decidere di spenderlo e dominare il vino. Scade, non lo prende più nessuno. Capito, ma abbiamo un cancro pronto a esplodere e bisogna dominare. Non era una nostra, non sarà più per nostro. Facciamo l'ipotesi, che tutta la moneta sia a tasso di interesse negativo, okay? Quindi non ci sia una moneta forte con carta. Prima si accennava al fatto che la moneta dura dopo la propria vita e si lascia, eccetera. Okay? Allora, il punto è uno, anche se la moneta fosse tutto a tasso negativo, okay? Tu hai i tuoi figli, è uno dei motivi per cui è nata anche la ricchezza monetaria, non solo per agevolare gli scambi, ma anche per trasferire alle generazioni future una ricchezza. Perfetto. Tu, invece di passare alle generazioni future moneta, passi beni. Quindi, se lasci in eredità ai tuoi figli terreni, piuttosto che immobili, piuttosto che questo, piuttosto che l'altro, e non puoi lasciare la moneta, perché ti segui. De fronte, guardate che l'interesse negativo non ce l'abbiamo. Lo accennava prima un signore correttamente che chiedeva con la mia risposta. Quando noi avevamo la lira e facevamo ogni tanto la nostra bella svalutazione competitiva, noi avevamo un interesse negativo applicato tutto d'un volto. Inoltre vi farei una domanda così, adesso che siamo tutti cotti, però magari ci attiva una stellina. Qual è la tassa che in Italia ci ha tassato di più, tartassato dalla nascita dell'Italia fino ad oggi? L'entrata nell'euro. Voi vi siete resi conto che quando siamo entrati nell'euro 1.000 lire sono diventate 1 euro e abbiamo inflazionato la nostra vecchia lira quasi del 100%. Guardate che quando siamo andati in grado nell'euro questo che non lo sapevamo. Ricordo che in Prodi è di Goldman Sachs una volta. Esatto. E guardate, vi vorrei dire un'altra cosa. Che non sono lui. Adesso, visto che stiamo parlando di questo tema, nell'anno entrante l'euro sarà riformato perché sotto la speculazione americana non può reggere una moneta, una banca centrale che non è prestatore di ultima istanza. Cioè, le banche centrali che sono confluite nell'euro, la Banca d'Italia, okay, quando stampava lire comprava titoli di Stato italiani, li comprava direttamente. Questa è la funzione di una banca centrale, comprare titoli di Stato, è la sua funzione. Il mercato dei titoli di Stato era considerato un mercato sicuro e tale lo è perché uno Stato non può fallire se la banca centrale dello Stato acquista, cioè si mette moneta in uno Stato tramite l'acquisto del segreto. Se strutturalmente la Banca Centrale Europea non può comprare i debiti dei vari Stati, è stata creata apposta per arrivare a questo punto e dovrà comunque farlo, tant'è che lo sta facendo fuori dal suo statuto, ma lo deve fare per forza. Perché dall'altra parte c'è una speculazione contro i nostri debiti che è fittizia. Noi abbiamo una ricchezza aggregata, okay, che è enorme. Noi non abbiamo problemi in Italia di massa monetaria, non li abbiamo. Quando speculano contro il nostro debito lo possono fare solo perché è stato messo in mano agli speculatori tramite la BCE lo strumento per poterlo fare. Io vi devo purtroppo interrompere. Perché abbiamo già sforato di mezz'ora il nostro orario consentito.
finito, mi rendo conto che ci sono ancora almeno due o tre domande, ma credo che essendo rimasti in pochi anche raggruppandoci e senza microfoni potrebbero continuare le domande, dobbiamo lasciare la sala a Fettinelli, che abbiamo già sforato di mezz'ora. E ringrazio tutti, grazie ai nostri relatori, spero che si facciano più spesso incontri così interessanti. Grazie a tutti. Volevo sapere se c'è un sito dei luoghi. Farò un blog a breve dove c'è tutto il progetto della moneta che paga, nel mio caso la base monetaria. Nella mia declinazione, oltre a questo, è applicabile immediatamente.